Trovati serata e eh, giornata perché siamo in diretta sono le 17 Filatelica, eh, e poi mh, sarete in mia compagnia anche dalle ore 21, sempre per il martedì della grande filatelia con Massimiliano. Quindi avrete modo di eh, seguire, se avrete piacere, 6 ore di diretta spaziando anche su quelli che sono gli eventi quotidiani, perché nel mese di giugno è successo veramente di tutto. Siete collegati con eh, Bolaffi dal 1890 una grande realtà. Nel collezionismo filatelico e numismatico, ma siete anche collegati con la possibilità e con la realtà effettiva di eh, una eh, scelta eh, di collezioni o francobolli o eh, serie di francobolli, eh, quindi in ambito filatelico che potrete ricevere direttamente a casa. Intanto dobbiamo cambiare eh, le monete che vediamo sullo sfondo perché vedo comparire delle monete e quindi la numismatica eh, non è certamente l'argomento quotidiano. Questo diventa una pizza, non diventa soltanto un caffè, ma una, un bell'invito a cena che il nostro Enrico in regia seguirà. Eh, allora, mh, intanto eh, andiamo subito a informarvi della grande possibile realtà eh, di quello che è un invito alla scelta dei diversi francobolli ed anche un'importante possibilità di conseguenza eh, di eh, ricevere. Eh, le vostre scelte direttamente a casa vostra o dove voi ci indicherete. Eh, questo è molto, molto importante, eh, ricordarlo. Ovviamente, la pizza verrà pagata anche a Lorenzo e a Erika che ci seguono e che salutiamo eh, chiaramente. Eh, allora, ehm, ricordiamo anche la presenza dei nostri diversi negozi: negozi che eh, ci trovano e vi trovano sul territorio nazionale a Torino, a Milano, a Verona e a Roma. Quindi possibilità anche di seguire e di ricevere magari se per voi è comodo le scelte che farete in diretta presso i nostri negozi. Ma se così non fosse potremmo raggiungervi in tutta Italia e di conseguenza eh, portare a casa vostra dove voi ci indicherete ciò che avete scelto. Ricordiamo sempre la possibilità di attingere un finanziamento o meglio di pagare un po' nel tempo, questo è ovviamente importante ricordarlo, pagare un po' nel tempo significa Ehm, decidere con acquisto e spalmarlo eh, in diversi mesi, dipende ovviamente dall'importo, ma eh, soprattutto mettendoci d'accordo con grande semplicità e con grande possibilità che vogliamo offrire al nostro pubblico. Trasmissione di oggi dedicata alla... Mh, beh, ci sono alcuni argomenti interessanti. Eh, intanto vediamo come, eh, intanto di tanto campeggia un francobollo sul fondo. Sta cambiando, è eh? perfetto. Ah, benissimo, no, no va bene. Ma a tempo opportuno, eh? può capitare soltanto eh, non lavorando non si sbaglia. Poi, sono errori, ripeto, veramente eh, che non possiamo imputare alla, ai bravissimi tecnici che ci seguono sempre quotidianamente o perlomeno sono mh, comunque. Il mondo Bolaffi è composto vedete, da Franco Bolli e da Monete, quindi le potete trovare anche sui nostri schermi in fondo. Allora, attenzione, ho deciso di dividere la trasmissione in alcuni ambiti. Chi è Alberto Antonella? Alberto Antonella. Ah, salutissimo, salutissimo, un saluto, caro saluto Alberto Antonella. Eh, allora, ci sono due avvenimenti da celebrare, da ricordare storicamente e i Francobolli lo faranno. Ci sono però un forte, una forte attenzione, un forte interesse. Su quello che è eh, l'Italia eh, del periodo antico o degli antichi stati, quindi eh, quella che era la divisione dopo l'avvento del Francobollo ovviamente, la divisione negli antichi stati italiani e quello che sarà eh, nei governi provvisori, ad esempio, e il Regno di Sardegna l'andamento che porterà al Regno d'Italia. Sono due capitoli importanti, sono due collezioni bellissime le abbiamo rinnovate con una veste, un abito molto importante che è quello dei nostri album, eh, album che ci portano proprio in questa specifica direzione. Devo dire che sia nella numismatica sia nella filatelia troviamo veramente... Una forte attrazione per questo periodo storico, siamo infatti mediamente alla metà dell'Ottocento fino all'Unità d'Italia e alcuni anni successivi, quindi tocchiamo proprio diciamo, la seconda parte dell'Ottocento. Questo dà origine a questi due album, album che vanno a esplicitare bene e a mostrare internamente anche le diverse collezioni come possono essere divise, come possono essere raccolte. Poi andremo ovviamente a sfogliarli. Siccome c'è un interesse molto forte e non solo da parte dei collezionisti, eh, ma anche da parte di chi si avvicina al mondo della filatelia, dicendo: mi interessa, è affascinante questo mondo che porta delle emissioni tra l'altro abbastanza contenute sia di numero sia di varietà come tipologia e anche di anni e che eh, quindi permettono di seguire la varietà e la vastità di quello che era l'Italia ottocentesca ma anche con una bella soddisfazione perché in alcuni casi si parla di 3-4 emissioni ad esempio quindi non la quantità che ci sarà nel Regno d'Italia, Regno d'Italia inteso dal Novecento in poi, è anche filatelica. Quindi... È un orientamento che anticipa un po' quella che è stata una trasmissione di martedì pomeriggio di due settimane fa dove abbiamo dedicato a un fortissimo nucleo di eh, francobolli del Regno l'importanza di diversi album e una varietà che superava di ben molte unità i 400, 400 francobolli di proposta. Quindi, eh, si collega ovviamente, ma fila, dal punto di vista filatelico si identifica proprio in questo periodo storico. Periodi storici che potranno essere comunque analizzati, non dimentichiamo poi anche l'importanza, ovviamente abbiamo appena sentito eh, i saluti di un caro amico, di una cara amica che ad esempio hanno una forte propensione, eh, ricordo bene, verso i primi anni della Repubblica, quindi non vogliamo escludere nulla, ma c'è una forte attenzione, una forte domanda proprio in quello che andiamo a trovare ad esempio all'interno dei nostri cataloghi, no? quindi eh, parlando proprio ovviamente del, dell'Italia ma come era composta in origine. Sarà proprio questa varietà a poter dare e rendere definibile quindi la bellezza della filatelia italiana apprezzata nel mondo. Se compriamo un francobollo francese eh, di analoga età Troveremo su tutto il territorio delle missioni che ovviamente saranno certamente coerenti ma non varie come i diversi stati eh, del, che porteranno all'unità d'Italia loro malgrado o invece con favore, pensiamo appunto ai governi provvisori. Lo stesso vale per la Gran Bretagna, abbiamo parlato con frequenza di Penny Black che proprio in questi giorni compie eh, un, un anno in più. Ehm, ma eh, forse la Germania, ma dobbiamo dire che aveva diversi staterelli, chiamiamolo così, piccoli stati, eh, ma che non avevano mh, la ricchezza, se vogliamo anche in un certo senso, con tutto rispetto, la bellezza in certi casi eh, di, queste, di questa eh, varietà, di questa realtà. Bene, ne parleremo e quindi andremo subito a vedere anche mh, delle possibilità che, ad esempio, abbiamo ospitato sul nostro set. Quindi facciamo una carellata, ti prego Alberto, se possibile. Cioè muoviamo proprio, eh, mi dai una, una lettura così sommaria, partendo anche da questo va benissimo, che ci riporta al Regno d'Italia e quindi eh, non è esattamente l'argomento che tratteremo, ce cioè, lo tratteremo ovviamente, ma non è stato nell'argomento dell'Ottocento come abbiamo fatto riferimento, ma è giusto assolutamente mostrarlo. Eh, poi andremo a vedere... Gli stati parmensi, prima ancora però eh, ci soffermiamo su un'importante effige eh, dedicata ovviamente al Franco Bollo eh, con Vittorio Emanuele II e poi gli stati parmensi, quindi andremo ancora al periodo preunitario in centesimi espressi eh, e col giglio bormonico eh, coronato così chiamato, il 5 centesimi giallo. E eh, un altro, altro francobollo che potrà entrare assolutamente in collezione eh, sul eh, 10 centesimi bianco. Eh, se potete anche giochieggiare i prezzi, assolutamente accessibili nella qualità volatile, parleremo anche di questo. Però dobbiamo anche segnalare due altri momenti. Beh, intanto eh, ti chiedo gentilmente. Ehm, Alberto, di dare una, eh, una lettura eh, di ciò che abbiamo in presentazione, che potremo avere in presentazione tra breve. Uno è lo Stato pontificio con due baiocchi, tanto per rimanere in tema, pensate sono i 52 queste due buste, l'importanza della corrispondenza affrancata, la lettera presente, ha un risultato decisamente maggiore che non solo il francobollo annullato. E eh, quindi qui si entra veramente in un'ulteriore collezione. Le abbiamo voluto abbinare. E sarà per noi un piacere poterle presentare. Nello stesso tempo abbiamo, e andremo a vedere la serie Coralit, le tre emissioni della Coralit. Quindi siamo negli anni nel '45, abbiamo domenica e giovedì celebrato. Eh, giovedì in, in primis parliamo della nostra trasmissione eh, la, eh, il plebiscito il referendum che porta alla repubblica qui facciamo un passo sull'anno precedente su marzo del 45 quando l'italia doveva ricostruirsi eh, ed eravamo in momenti finali eh, del, del, alle battute finali diciamo di quello che è stato il conflitto mondiale eh, poi a proposito di regno Abbiamo questo bellissimo decennale e una serie si potrebbe partire proprio da questa per iniziare, poi, se si ha piacere, una collezione estesa nel tempo, eh, cioè magari estesa nel tempo del Regno d'Italia. Ma attenzione, perché questa serie è talmente bella che meriterebbe di essere scelta anche indipendentemente da una collezione. Lo so che vista così mostrata mostrato in questo modo. Eh, a poco, forse ma, certamente sono tanti valori, però può avere un senso. Può avere un senso importante perché è eh, una documentazione, riguarda un, un momento storico saliente, eh, delicato, particolare, anche drammatico, che sono i dieci anni eh, dalla marcia su Roma, ma poiché vi abbiamo parlato di Vittorio Emanuele III, vi abbiamo parlato anche recentemente in numismatica. Fino a giungere all'impero, arriverà dopo nel 1936, qua siamo nel 32 e vediamo però questa serie bellissima. Dove in pochi centimetri, magari la possiamo anche leggere un pochino nel dettaglio, perché questa mi sorprende. Signori, ne ho una disponibilità, eh, eh, mi sorprende veramente. Ho cioè una chiamata, mi sorprende veramente che una serie così. No, non mi sorprende no, perché la stiamo presentando, ne abbiamo avuto lettura qualche settimana fa, le avete poi confermate, ma eh, mi sorprenderebbe meglio dire che una, eh, una serie così esplicita, chiaramente legata anche alla propaganda eh, del, del regime, ovvio, eh, con le diverse forze armate e i diversi motti che accompagnano l'immagine anche dei facilitori, ma adesso al di là del contesto storico, che comunque ovviamente ha, una sua, ha un suo dramma, l'abbiamo detto, guardate però come si è riusciti a estrapolare da pochi centimetri di superficie eh, un'immagine un così efficace, ricordando che non esisteva la televisione, non esisteva ovviamente internet, sto dicendo le cose talmente ovvie che era sempre banale, ma mh, contestualizziamo immaginiamo come potevano essere questi francobolli, con i quali che hanno circolato regolarmente, con i quali si affrancavano eh, buste, lettere, cartoline postali, eh, portavano questo messaggio. Quindi veramente oggi si parla no, di pubblicità, di mass media, questa era la televisione dell'epoca, assolutamente la televisione dell'epoca serie quindi molto molto interessante addirittura le paludi redente no le paludi redente cioè, mi sono redento eh, e quindi è veramente una serie molto molto importante eh, ripeto il decennale è messa il 27 ottobre del 1932 ritornando dove già fummo vedete spqr eh, l'efficacia è quella, è? sono i luoghi che erano dell'impero romano in terra d'Africa. Vedete un'oasi sul fondo, vedete le colonne, vengono in mente le ultime città, quelle speriamo siano in buono stato, no? ad esempio in Libia. Eh, e allora, qui il collegamento ritornando dove già fummo. Cioè, io credo che l'efficacia sia veramente, veramente eh, elevatissima. elevatissima. Vi do subito la richiesta per, ehm, ripeto, per questa importante eh, e significativo eh, immagine legata al 1932 decennale sono 20 valori 435 euro per la proposta numero 28. 435 euro. I francobolli sono garantiti chiaramente Molaffi. Vi devo identificare anche quel 60% di qualità che compare come una qualità assolutamente elevata, F cioè stato di conservazione, fatto che il 100% praticamente eh, è un punto di riferimento: eh, è un punto di riferimento da prendere effettivamente proprio nel segno eh, dello stato fior di stampa il tempo diminuisce ovviamente eh, diminuisce quel, quella percentuale il tempo e quindi il 60% è assolutamente una qualità da non dimenticare eh? 60% qualità elevatissima salutiamo anche Lorenzo l'abbiamo salutato in precedenza eh, sei comparso anche te Lorenzo ormai nei titoli iniziali in compagnia di Lorenzo Lamorte e Alessandro Gea esatto e in tuo onore Enrico ha fatto comparire anche le monete sullo sfondo quindi pizza pagata ma adesso prontamente ha recuperato però ormai l'errore ha fatto eh, io prenderò una diavola grazie diavola va bene anche un po' prima della fine della trasmissione allora grazie eh, una chiamata soltanto 435 euro 435 euro, proposta numero 28, eh, mi affido assolutamente alla possibilità di entrare nel vivo subito e da subito di questa trasmissione andando proprio a centrarne le, eh, la segnalazione eh, su questo importante momento legato al Regno ripeto siamo reduci, lo dicevo poc'anzi, in una bellissima trasmissione numismatica legata a questi momenti storici eh, guardate, è una visione aerea delle piazze d'Italia, dalla Mole Antonelliana a Bologna, a Milano, a Venezia, a Roma. Eh, eh, tutto appartiene con un'efficacia straordinaria dal punto di vista anche di propaganda. 60% di qualità lo ricordiamo e ricordiamo anche quella voce che è non linguellata, NL, che eh, significa non avere nessun adesivo sul retro, sulla gomma dei francobolli. Quegli adesivi servivano a fissare il francobollo su un album, su un quadernone, su un quaderno, erano gli strumenti dei primi collezionisti o dei collezionisti del, dell'epoca, perché i primi collezionisti cominciano già nell'Ottocento. Vedete, non linguellato, linguellato, non porta tracce linguella, quindi quella pescettina adesiva non ha alterato, seppur magari in minima parte, il retro del francobollo. Non sono annullati le due condizioni ideali per collezionare per ehm, dedicare anche in quel termine bene rifugio, cioè eh, un valore nel tempo, ciò che state scegliendo. Il nostro destino è stato e sarà sempre eh, sul mare e ne abbiamo un esempio anche nella poderosa forza di questi due transatlantici che solcano l'oceano, comunque i mari. Ehm, questo è il numero 28 era una carellata, ma eh, ci tenevo subito a mostrarla. Poi andiamo, eh, no, no, vediamoli, li stiamo rivedendo, vero? No, vediamoli tutti, sono d'accordissimo, assolutamente. Eh, vediamoli tutti, perché eh, ricordiamo: i valori sono 20-20 eh, valori il decennale, 1932. Perfetto, li abbiamo visti tutti. Andiamo a scoprire ancora cosa troviamo. Eh, guarda, li vediamo proprio, li sfogliamo il decennale qui accanto a me, eh, diamo proprio modo al nostro Alberto di avvicinare l'immagine, quindi sempre nella diretta andiamo a spostare questo decennale, eccolo qui a favore di una, e eh, qui ritorna l'importanza delle colonie, ne abbiamo citato sempre con certa frequenza, queste colonie sono la Cirenaica, la Tribunitaria, si è parlato della Libia. Anche poco fa no, tornammo già dove fumo. Qui abbiamo Italia, Cerenaica e Tripolitania per la grande impresa eh, del eh, Roma Buenos Aires trasvolata aerea. Quindi la sovrastampa di questi francobolli sia di cerenaica che di Tripolitania che dell'Italia. Vedete, porta non un annullo. La verità fu quella del, del volo, eh, proprio del periodo del volo. Trimotore Lombardi-Mazzotti per il primo volo diretto Roma-Buenos Aires. La sovrastampa identifica un ulteriore numero contenuto di emissioni, contenuto di francobolli e quindi eh, con questo Trimotore Lombardi-Mazzotti si eh, eseguì. Poi ci sono vicende anche molto interessanti dal punto di vista diciamo, di avventura, eh, ma che eh, segna anche l'importanza filatelica. Non per nulla il primo volo e quindi il primo francobollo di posta aerea fu il famoso francobollo italiano che da poco ha compiuto cent'anni, da pochissimi giorni ha compiuto cent'anni il volo Torino-Roma e poi ci fu il Napoli-Palermo, quindi il primo e secondo francobollo al mondo dedicato al volo, alla posta aerea e italiano. Vi do subito il prezzo anche per questo, ehm, ricordandone immediatamente eh, la bella possibilità, perché siamo nel 1934, Roma-Buenos Aires, attenzione, il ciclo è di 12 valori, come potete vedere, Italia, Cerenica, Tripolitania, una sola chiamata, 210 euro, proposta numero 31, 210 euro. Eh, vedete sia l'anno eh, in numeri romani eh, che fa risalire l'anno al computo degli anni, al anni all'era fascista, e vediamo invece il 1934, l'anno che eh, riconosciamo perfettamente posto in alto a destra. Eh, ci fu la sovrastampa anche per quanto concerne i valori espressi. Poi c'è cioè espressi mh, rappresentati su Francobollo. Andiamo avanti, carrelata no, ma voglio subito darvi la possibilità di scegliere ad esempio 210 euro, poi eh, li andremo nel dettaglio ancora, eh, ci mancherebbe. Abbiamo poi la, legge, la possibilità delle due buste dello Stato pontificio e parleremo eh, del momento storico legato al, all'Italia cioè al significato di quello, meglio, degli antichi stati e dell'Italia a periodo antico, andremo a leggere anche di Franco Boll in tal senso, ma intanto andiamo subito a celebrare un evento. Oggi ci sono due momenti importanti da ricordare. No? Noi, la filatelia la numismatica ci portano delle informazioni. Accadde oggi, no? una specie di almanacco che noi utilizziamo per il nostro pubblico. Allora, il 6 giugno, data molto importante, eh, io credo ne parleranno i telegiornali, anche se distratti dalle consuete vicende: ma è un simbolo anche se vogliamo di unità in un dramma globale e cioè il 6 giugno all'alba del 6 giugno nella spiaggia di Omar Beach, e non solo le forze alleate diedero il via al famosissimo D-Day eh, in queste ore eh, del 1944 moltissimi giovani eh, e non solo eh, immolavano la loro vita per liberare l'Europa non è retorica, è un dato di fatto, è un dato di fatto, signori. E allora noi vogliamo portarvi all'attenzione rivolta al D-Day attraverso due diverse possibilità. Ma se mi date un pochino di tempo, queste due diverse possibilità potranno convergere in una sola con un grandissimo vantaggio per il nostro pubblico. Eh, grandissimo vantaggio, lo sono già singolarmente. Ti prego di dare, ecco l'inquadratura è giustissima. Andiamo a vederla, quindi, signori, prenderemo un po' di tempo. Abbiamo qualche disponibilità. Il nostro La Bolaffi, che è attenta a queste ricorrenze, mi concede questa possibilità da offrire al nostro pubblico, i più attenti troveranno due realtà che abbiamo presentato con forza in alcuni momenti, non certo con frequenza, ma in alcuni momenti. La prima è quella legata alla seconda guerra mondiale e vi sfoglierò le pagine di questi quattro eh, libri che sono anche album, la seconda è legata alle monete di alcuni stati che effettivamente circolarono, dal Belgio al Canada, dalla Germania alla Francia, agli Stati Uniti, eh, che eh, furono le nazioni eh, che parteciparono e che si fronteggiarono anche in questo Remembering the Day, vedete, eh, esattamente il 6 eh, di giugno. Allora, andiamo subito a vedere, abbiamo perfetto, abbiamo anche un fermo, va benissimo, andiamo subito a offrire intanto la possibilità di scelta su questi eh, quattro volumi, eh, quindi parlo del prezzo di tutti e quattro, attenzione, apprezzatissimi dal pubblico eh, della Bolafi e non solo quattro volumi dedicati alla seconda guerra mondiale. È il momento ideale per poter tornare a riconsiderare, direi quasi a studiare proprio questo evento storico. Eh, la proposta che andiamo a vedere mostra fotografie ovviamente originali riprodotte eh, sul, sulle pagine che adesso andiamo a sfogliare, ma nell'alternarsi delle vicende storiche, è un ripasso fa bene a tutti, troveremo delle fedelissime riproduzioni di manifesti d'epoca. Avete visto quei francobolli ehm, che portavano dei motti? Ecco, li ritroviamo su queste eh, riproduzioni e infatti eh, si parla eh, di importanti eh, realtà proprio legate alla lettura, di questi, eh, di questi momenti storici e di francobolli, vedete, delle diverse nazioni coinvolte nel conflitto. Infatti, stiamo vedendo il, la seconda guerra mondiale, quattro volumi, con 78 francobolli e 20 cartoline, cartoline, abbiamo detto, sono queste riproduzioni che stiamo trovando. Attenzione, la proposta, adesso vi sto sfogliando il primo volume, abbiamo detto 78 francobolli e 20 cartoline a richiesta di 135 euro e questo già significa un prezzo assolutamente valido. I francobolli sono autentici e originali e eh, le trovate inserite in quello che diventa un libro album. Il primo libro è dal 38 al 41. Attenzione, non ci sono spese di spedizione se deciderete di riceverlo a casa. Il secondo eh, ci parla del momento saliente: anche dal 41 al 42. si aprono i diversi fronti eh, nel mondo. Nel mondo, eh sì, nel mondo, perché poi parleremo anche di Giappone, quindi avrete una bellissima anche varietà di lettura attraverso le diverse pagine. Splendide anche le riproduzioni, queste cartoline che ritornano alla propaganda e immaginare quelli che saranno i diversi momenti storici, battaglia di Leningrado, pazzesco! Eh? Signori! Sapete quanto costano i libri storici e quelli che sono addirittura i francobolli che hanno partecipato a questo evento storico? Io mi sento di dire che a 135 euro sarebbe il giusto prezzo per uno di questi quattro volumi: eh, La guerra d'Africa 42-43. Eh, abbiamo Rommel, è la volpe del deserto, ma abbiamo anche il suo interlocutore eh, britannico. Gli alleati che liberano l'Africa settentrionale, ci sono addirittura delle riproduzioni. Vedete, guardate, in questo caso fu, non è una riproduzione, fu un francobollo commemorativo in lamina dorata emesso dal Kirghizistan, inserito all'interno. Grazie e complimenti. Italo, grazie, è una scelta straordinaria, mi fa immenso piacere sul decennale, ne avevamo assolutamente uno solo. Quando dico questo, signori, attenzione, non significa che non potete telefonare dicendo "Ne sarei interessato". Il nostro mondo è fatto di scelta e di proposta. Quindi siamo sempre alla ricerca di simili realtà storiche, sempre alla ricerca. Potete prenotarvi, ci faremo vivi se ci darete l'autorizzazione dicendo "Guardate, ne abbiamo trovato". Però chiaramente su quelle qualità, su quell'importanza e su quella bellezza e su quella bellezza. Vado ancora avanti, arriviamo dal 44 al 46, attenzione alla pagina iniziale. Perché guardate la pagina iniziale, Enrico, ti prego, per farti perdonare ciò che è accaduto prima, mi fai vedere quelle scene. Ma avete presente Salvate Soldato Ryan, eh? mitico, con i proiettili che, eh, che addirittura entrano nell'acqua, delle immagini straordinarie. Ma io se possibile delle immagini di riferimento al D-Day, al D-Day credo che siano d'obbligo. Lo celebriamo in questo modo, eh, lo celebriamo in questo modo. La data non è il 5, è il 6 giugno. È il 6 giugno. Quando Lorenzo è andato in Belgio a vedere Waterloo e poi ha visitato i cimiteri degli Alleati eh, eh, portando questa documentazione, è tornato con le lacrime agli occhi. Con le lacrime agli occhi e con la pelle d'oca, esattamente. Esattamente, certo, anche in Normandia, ovvio, ovviamente. Allora, ehm, guardate che è un episodio. Grazie, bravissimo Enrico. Questa è la documentazione possibile: 135 euro i quattro volumi. Allora, sono veloce e rapido perché immagino alcuni attenderanno eh, l'evento della giornata. Allora, numismatica e filatelia si sposano perfettamente. Andiamo a vedere, ti prego, mantenendo se vuoi anche sempre queste immagini, il cofanetto celebrativo con certificato di autenticità internazionale dedicato a, ad alcune nazioni che hanno partecipato allo sbarco in Normandia. E quindi andiamo a vederlo. Sono sei monete protette all'interno delle loro capsule. Queste monete hanno circolato, erano magari anche nelle, nelle tasche, eh, dei, dei, perché non ci erano solo gli alleati, non erano solo gli americani ovviamente, erano nei loro bisacci, erano nei loro eh, borsellini che portarono con sé. E quindi abbiamo, eh, abbiamo l'importante eh, riferimento alla Gran Bretagna, l'importante riferimento al Canada, al Belgio, abbiamo indicato alla Francia. È alla Germania li stiamo vedendo. Eh, sono monete reali, vere non commemorazioni, ma mo monete reali in questo eh, momento storico. Esattamente, ecco il Canada, vedete? Guardate, qui addirittura 1945 è la data di questa moneta, chiaramente era già in essere l'anno precedente, era già stata emessa. Quindi prendiamo un anno di riferimento sulla moneta Abbiamo qualche disponibilità, qualche disponibilità, signori, e l'invito, li ecco la Germania nazista, 1940, il Reich Fenning, così chiamato, eh, 1940 inquietante, eh, certamente eh, anche suggestiva proprio il riferimento. Ti prego, mi togli il numero 35, Enrico, perché stiamo parlando adesso della proposta numero 36. Che il eh, cofanetto chiamato celebrazione del D-Day, 6 monete, a 95 euro. 95 euro, età francese, vedete, stato di Francia, stato francese: 95 euro per chi volesse da solo questo cofanetto. Ti prego, puoi mostrarmi occhieggiare in fondo? Allora. Signor Anselmo, che sta confermando i quattro volumi, ti prego. Allora, la ringrazio, va bene, accettiamo la sua conferma. Le chiedo solo di attendere un attimo perché, signor Anselmo, se deciderà, daremo un'offerta speciale anche dal punto di vista economico. Va benissimo, possono essere scelti. Quindi le teniamo da parte questi quattro volumi, ma attenzione, non voglio dire aspetti a confermare, aspetti la possibilità di scegliere entrambe le proposte a un prezzo particolare. Attenzione, soltanto per oggi che è il D-Day, soltanto per oggi la possibilità, se volete vi faccio leggere il numero, quante disponibilità abbiamo, che non sono 100, non sono 50, non sono nemmeno 30, va bene? Quindi attenzione. Ne approfittino adesso. Torniamo un attimo a vedere il cofanetto, ti prego, eccolo qua. Eh, torniamo a vedere sullo sfondo. Si troveranno. Se vuoi, le posso collocare eh, le proposte che abbiamo visto in precedenza. Se eh, abbiamo l'immagine, mi piacerebbe proprio vederla nell'insieme. Non so se Enrico ce l'ha. Perché attenzione, i 95 euro per il cofanetto che abbiamo visto, attenzione. Adesso saranno accompagnate dall'insieme della proposta. Allora, semplice computo 95 euro e 135, quindi un prezzo già di attenzione per tutto il nostro pubblico. Sono esattamente signori e sono assolutamente eh, possibilità di scelta a 230 euro. Attenzione, tutto ciò che state vedendo, speciali di dei 4 volumi, 6 monete 230 euro. Ma oggi esclusiva televisiva a 185 euro. Potete scegliere la proposta numero 37. A 185 euro proprio perché la Bolaffi vuole commemorare questo momento, vuole dare soddisfazione al proprio pubblico, eh, vuole immaginare anche un dono importante e significativo. Anche nel collezionismo, qui entra un collezionismo fatto fortemente di un aspetto storico. Lo potremmo chiamare testimoni della storia in un riferimento così importante, così fondamentale. Signori, attenzione, vi mostro il certificato. Eh, attenzione, vi mostro. Grazie, Anselmo. Grazie. Eh, mi sembra logico, eh, quindi. Per carità, si poteva dire no ma io sono interessato solo quelli, ma con, questo, con questa possibilità, grazie signor Anselmo allora in primis ci credo, eh, portatevi avanti. Ecco qua, ne vediamo proprio la descrizione, vedete Sixpence della Gran Bretagna. Eh, il famoso nickel, il nichelio, attenzione: le monete in nickel sapete che avevano una loro importanza, un loro prezzo, al punto che poi non vennero più coniate in certi momenti storici. Quindi United States, America, poi il 5 centesimi canadese, e poi vedete tutte nella forbice di emissione: sono quelle coniate la Francia da 43-44, proprio in quell'anno saliente, il 6 giugno del 1944. Uh, i 25 centi, eh, centesimi del Belgio. Eh, questi Lorenzo sicuramente li avrà visti andando a visitare qualche antiquario a Bruxelles oppure la domenica mattina si è svegliato presto al Gran Sablone, il mercato degli antiquari, si trovano alcuni di questi centesimi del Belgio degli anni della guerra, eh, ma singolarmente e poi i Reichswänning come già indicato di Germania. Signori, attenzione, adesso ne avete la possibilità in anteprima. Perché? Perché dico questo? Perché quando poi si collegheranno più canali dalle ore 21: eh, dalle ore 21, eh, allora sarà difficile trovare la linea. Lo abbiamo dimostrato con la famosa collezione Kennedy della scorsa settimana. Non siete, ci avete fatto, chiamato il giorno dopo dicendo se potevate confermare perché non riuscivate a trovare la linea libera. Quindi, attenzione! Stiamo sul pezzo, non mi sposto, stiamo fortemente nell'evidenza di hai ragionissimo. È un foro, sarebbe stato un foro che ha colpito veramente bene. Nascono in queste modi. Grazie. Fateci le vostre domande, chiedete. Eh, no, in questo caso eh, risulta proprio essere la caratteristica eh, della moneta stessa. Eh, risulta essere esattamente la caratteristica eh, data allo specifico tema che stiamo adesso affrontando. Sì, no. benissimo, benissimo. Allora, con gustatevele con signori. da Livorno Grazie, un saluto il agli amici. Completo, benissimo, benissimo. benissimo. Allora, possiamo portarle, possiamo, se avete piacere con il nostro corriere, spedirle. Non ci sono spese di spedizioni. Potete venire a ritirarle nei nostri negozi. Perché attenzione, questo prezzo, la parola esclusiva tv offerta ha un significato specifico, cioè è un'esclusiva televisiva. Eh, I nostri colleghi non, non possono dire ma guarda io ho visto questa offerta, me la date questo prezzo. Non possono, ma non perché non vogliono, è una, è una realtà che celebra il giorno odierno, il 6 giugno signori. Allora, eh, in, grazie, ancora avanti. Vi ho detto, non ne abbiamo 30, non ne abbiamo nemmeno 20. Ecco, vado veramente, a parte già le due conferme che sono giunte sinora, a parte le conferme che sono giunte sinora, quelle capsule che vedete che magari vi alterano leggermente la visione della moneta stessa, in realtà sono le capsule per contenere, per proteggere questa storia. E per collocare perfettamente all'interno del cofanetto, nel suo vano, e ogni foro ovviamente ospita una moneta, l'insieme di quanto stiamo vedendo. Eh, quindi, mh, mi raccomando, ora qualcuno ha formato una certa collezione in un certo momento, scegliendo magari monete di questo periodo storico o francobolli di questo periodo storico. Ma ricordate quello che sta a monte è proprio la realtà di poter scegliere di poter celebrare un simile evento, ma un simile evento non è solo legato a un giorno, è legato anche al momento storico che continua e che procede in tal senso. Eh, puoi gentilmente mentre sei incarellata anche Grazie. Grazie, un saluto a Treviso. Le signore nel pomeriggio sono sempre molto attente, attive e decise. Mi fa piacere che poi sia un dono da fare o qualcosa che rimane nella storia. Attenzione, i musei dedicati a quelle che sono eh, le celebrazioni o il significato eh, di testimoni dell'epoca sono diffusi in tutta Europa. Quindi attenzione, adesso non vogliamo eh, in ogni caso dire ah ci mancherebbe... Sono dell'insieme di questa proposta, l'insieme di questo senso di studio sulla storia con dei testimoni, vorrei dire oculari, dei testimoni effettivi, reali. È qualcosa di importante. È un regalo, ad esempio, culturalmente, storicamente, molto, molto valido. Quante volte dice, ma sai c'è stato un particolare evento, devo sdebitarmi, devo fare un regalo importante, qualcosa che abbia significato. Bene, allora certe volte la bottiglia la si può anche bere insieme, no, dice va bene, porto una bottiglia e mi invito alla cena, ma quando c'è un significato più sottile, più importante, che dimostra anche dicendo guarda, ti valuto persona veramente degna di ricevere questo, persona appassionata non per forza solo di monete e francobolli, ma di storia e di cultura. Passatevi questo termine perché poi ci scrivete, ci telefonate, ci dice guarda, avevate ragione, ho fatto quel presente e è rimasto veramente nel segno, ha veramente lasciato il segno. Fermo restando, signori, attenzione, che eh, quel, eh, il 1944 non è mille anni fa. Eh, ci sono persone che sono nate, che erano piccine, magari all'ascolto, che ricordano ancora quel momento, eh, il primo passo verso la liberazione dell'Europa e dell'Italia. No? Questo è un termine che si usa, è un termine che va effettivamente mantenuto come tale. Allora, diamogli ancora un attimo di tempo, poi torneremo ancora a vederle nella seconda parte della nostra trasmissione per chi si collega con noi, ad esempio verso le ore 19. Eh. Grazie allora, gra ovviamente libertà assoluta di scegliere monete o, eh, o, mm, o gli album e i libri eh, del, dei francobolli, no? legati al, al, ai cronisti della storia. Quindi libertà assoluta, chiaramente un segnale tangibile eh, nell'importanza di questa scelta anche a livello di prezzo, È 185 euro. Allora, diamo ancora qualche istante di visibilità, di visione, di scelta, di possibilità e di proposta, torneremo ancora a parlarne, ricordiamo cosa è importante, eh, il cofanetto viene a sua volta protetto elegantemente eh, in quello che è un po' lo stile eh, della nostra, eh, delle nostre scelte, quindi eh, ripeto, magari farete trovare un fiocco con un biglietto. Eh, di auguri, di saluti, di, di ringraziamento, non avrete bisogno di ulteriori accessori. Sarà veramente una bella soddisfazione poterle presentare in questo specifico modo, eh, in questo preciso modo. Allora, intanto dobbiamo va bene, volentieri, seguiamo attentamente le vostre segnalazioni. Io vi mostro per un attimo, no, per un attimo, per il tempo necessario perché la fretta è cattiva consigliera. Attenzione, non nella scelta, perché voi scegliete e poi vedete e valutate, quindi, ma eh, in quello che ad esempio adesso andremo a leggere. Perché proprio in quegli anni il generale del D-Day fu il grande Eisenhower che diventerà eh, ovviamente eh, Presidente degli Stati Uniti, ma in questo momento storico è il Presidente Roosevelt colui che si pone... Eh, come eh, riferimento assoluto, come primo cittadino degli Stati Uniti d'America. Ora attenzione perché questa è una collezione che in 12 anni, 12 anni eh, di Bolaffi TV avete visto pochissime volte. È una delle collezioni più prestigiose e più apprezzate eh, per chi segue il mondo degli Stati Uniti d'America. Una delle più apprezzate, quindi rara, eh, apprezzata, i collezionisti non si eh, liberano facilmente di questa realtà. Ci sono molti collezionisti che apprezzano e collezionano diversi presidenti degli Stati Uniti. Questa sono certo mancherà ai più, mancherà ai più. Andiamo a sfogliare dal 1933 al 1946: Franklin Delano Roosevelt, presidente, 22esimo, scusate, 32esimo presidente degli Stati Uniti, e qui andiamo nella qualità. Uh, fior di stampa splendida uh, per Bolaffi andiamo a vedere la collezione completa dei suoi francobolli collezione completa dei suoi francobolli 173 valori 7 foglietti attenzione album e pagine offerte così conti grazie ancora Potete continuare intanto a confermare eh, monete e cronisti della storia, potete continuare intanto a confermare lo speciale di DEI a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. Allora, ti prego Alberto, così hai ragione, è così la vediamo bene, però io vorrei che tu entrassi un po' di più in ognuno di questi francobolli, perché attenzione, questi francobolli sembrano delle stampe d'epoca. Sono una cosa elaboratissima, eh, elaboratissima. La giornata delle madri del 1934. Ovviamente partiamo dai primi anni fino ad arrivare al cioè, percorreremo tutta l'emissione. Quindi, magari ogni tanto, eh, sono tanti, quindi, ogni tanto entra. All'interno di questa di delle vignette di Francobollo, la seconda esposizione antartica eh, che celebra l'ammiraglio che portò questa impresa tricentenario della colonizzazione Wisconsin. Eh? Pensate un po', pensate un po'. La richiesta: io sfoglio e volto queste pagine, signori, la richiesta è di 1250 euro. Collezionate nel mondo, 1250 euro. Eh, addirittura troviamo in certi casi il bordofoglio, ma non posso garantirlo ovviamente per tutti: non è che il bordofoglio abbia un valore maggiore, lo ha a livello così di finezza, non di prezzo, però in alcuni casi potreste trovarlo. E le vedute dei parchi nazionali. Eh, guarda un po', e le vedute dei grandi speriamo durino a lungo, no? La natura negli Stati Uniti d'America. Guardate che serie quella che adesso stiamo esattamente apprezzando! 1250 euro è la proposta numero 39. No, no, lo sappiamo per certo che ci sono all'ascolto appassionati e collezionisti e presidenti americani, avete scelto Obama, avete scelto Kennedy la scorsa settimana e eh, non li abbiamo esauriti tutti la, la, la dotazione che avevamo come disponibilità per la nostra trasmissione. Eh, e adesso però si tratta di fare quel salto in più su quell'importo dichiaratamente maggiore. Ma dichiaratamente maggiore è tempo, disponibilità, eh, numero di emissioni, cioè maggiore nel senso di rarità, di quanto stiamo vedendo. Qui veramente sembra, ripeto, qualità straordinaria delle stampe d'epoca, eh, anche perché in quel momento storico, eh, 33-45, si andava certamente a rappresentare con delle finezze assolute quelle che stiamo vedendo. Guardate, uno dopo l'altro, certo possibilità di confermarli anche con pagamento nel tempo, ricordiamolo sempre. Si celebrano gli Stati americani, andiamo ancora avanti, vedremo anche le varietà. Ripeto, 173 francobolli e 7 foglietti. Puntino in alto, signori. Avete 2-3 presidenti americani, non ne avete ancora puntino su uno dei più importanti, più rappresentativi anche a livello filatelico. Nell'insieme, va benissimo nell'insieme, va benissimo nell'insieme, 1250 euro. In basso vedete sempre l'indicazione di cosa rappresenta la serie e dell'anno di riferimento. Quindi armi e marina, eh, ovviamente nella traduzione italiana è stato tradotto, le diverse eh, realtà proprio della dentellatura. Quindi si studia ulteriormente il percorso eh, della presidenza Roosevelt, ancora a girare pagine, ancora a ricordare questo importante evento. Dobbiamo trovare un compromesso, Alberto. Tra l'insieme è quello che, bravissimo, è quello che eh, permette di vedere qualche dettaglio in più. Signori, non è soltanto, certo, caratteristiche statunitensi indubbiamente, indubbiamente, ah, sarebbe bellissimo addirittura metterlo insieme allo speciale del D-Day, sarebbe straordinario. Eccolo qua, guardate questa serie incredibile. Album e pagine d'album ovviamente offerta sui 173 valori, qua ti chiedo veramente ancora un attimo per poterla valutare perché ehm, pensate che vi sono collezionisti che hanno raccolto uno per uno questi francobolli. Le condizioni sono quelle ideali, l'abbiamo già detto anche per eh, le precedenti eh, visioni. Non annullati, non timbrati, quindi già nelle condizioni ideali di un collezionismo che è dato e che ha messo da parte uno per uno queste realtà, dalla Gran Bretagna alla Francia, anche all'Italia Italia collezione Francobolli eh, inglesi? No, non solo. Anche gli Stati Uniti. Avete il penny black, signori? Bene, fare un percorso legato, ad esempio, ai francobolli, alle missioni filateliche eh, degli Stati Uniti d'America non è assolutamente sbagliato. Quindi mondo anglofono, anglosassone e anche statunitense. Costituzione del 1988 e poi ancora anniversario di della creazione dell'amministrazione civile, insediamento degli svedesi nel Delaware. Questa è storia, sembra di entrare in un museo della storia americana, letteralmente. Letter Letteralmente, qui siamo signori. Grande, grande filatelia. Grande filatelia. Mi raccomando, signori, questo non l'avete quasi mai visto in 12 anni: tutte le nealzate tra le chiamate precedenti. E questa, signori, questa è la storia del mondo: il francobollo è storia del mondo, è storia globale, è storia totale. Allora benissimo, e dai, sono. vogliamo le trasmissioni del pomeriggio, signori, sono di una freschezza, profuma di primavera, anche su opere, opere, nel senso questo veramente parlando di stampe d'epoca, magnana, cannolo al zavaiole, perché sembrano delle stampe d'epoca, per questo, eh, per questo, ancora, vieni, giriamo... Questo è incredibile. Andiamo a vederle, possiamo mostrare perché sono bellissime. Allora, precedenza, un gentile collezionista, andiamo a vederle. Signori ci sono, c'è un prezzo eccezionale, guardiamo la qualità, qualcuno rimarrà stupito. Qualcuno rimarrà stupito, andiamo a vedere immediatamente. Questo è un dono veramente. Guardali! Bravissimo, pensiamo a lei molte volte quando scegliamo. Allora, guardate: due baiocchi su due buste. Vi prego di osservarne la qualità. Eh, la qualità: perché intanto stiamo vedendo e vi stiamo offrendo i valori espressi in baiocchi della prima emissione, il 2 bai avorio. E attenzione, lo stesso valore, ma quello su carta verde, quindi nelle due varianti, eh, nelle due varianti, su due buste del periodo e presentate in coppia. Attenzione perché i due by nelle due varianti di eh, colore di carta proprio, il verde e il color avorio. Per quanto concerne qui, i due bye, bisognerebbe sempre sceglierli ogni volta che si incontra questa possibilità. Vi voglio segnalare anche la qualità stessa e la bellezza eh, di busta e di francobollo, quindi come sia perfettamente adeguata la scelta di queste due buste che abbiamo voluto unire. Allora, attenzione, attenzione. Eh, intanto i telefoni sono alzati ma do la precedenza al gentile telespettatore che ha il telefono con Cristina eh, quindi il gentile Riccardo eh, il gentile Riccardo eh, siamo esattamente eh, nella bellissimo, bellissima, bellissima possibilità signori eh, allora è una chiamata eh, attenzione una unica chiamata proposta numero due a 280 euro 280 euro qui voglio segnalarvi anche la qualità della busta guardate questa busta scusate mi permetto guardate questa busta cos'è guardate questa busta cos'è grazie complimenti grazie complimenti andiamo subito a um, a togliere e escludere questa realtà grazie direttore buon directeur bellissima. bellissima guarda che attenzione hai visto che busta è poi ecco mi raccomando signori un grazie un carissimo saluto allora eh, attenzione entriamo ancora ne... io devo ancora sfogliare le pagine mentre grazie o meno, non voglio continuare a dire grazie a chi sta confermando al momento le due serie del D-Day eh, però abbiamo anche delle possibilità legate a ulteriori scelte. Abbiamo delle buste volate, ad esempio, ne parleremo. Intanto, guarda, eravamo a questa serie. Io adesso andrò un pochino più velocemente, ma solo perché si stanno incrociando veramente diverse richieste. Diverse richieste. Allora eh, ricordiamo sempre la proposta dell'otto, che è il eh, numero 39. 173 valori e 7 foglietti, 1250 euro. 1250 euro, incredibile. Anche eh, gli americani celebri, una galleria di personaggi. Scusami, cerco di stare fermo, se no eh, veramente vi faccio venire il mal da aereo. Il mal d'aereo Il nostro amico che ha confermato. Ah, mamma mia, mamma mia. Ma sai, ho anche da far vedere delle cose importantissime, ulteriormente importanti. Eh, allora, vi farò vedere un francobollo tra breve dello Stato Pontificio, mentre ancora americani celebri, mamma mia, che galleria, che galleria. Vai a cogliermene uno, ti prego, che galleria di ritratti, guarda, avvicinamene uno. Questo lo conosce il nostro Alberto, ha scelto un suo. Pensate che Alberto è lontano parente ehm, con l'americano celebre che stiamo vedendo. Eh, lontano perché questo subito questo ritratto che ho in casa eh, con. Eh, eh, certamente, certamente ancora, ancora, ancora a sfogliare le diverse pagine per la presidenza Roosevelt dedicate i flags, alle bandiere 1250. Mi fa piacere che poi giungete, magari mentre stiamo presentando qualcos'altro, giunge magari la chiamata dedicata proprio al ecco qua i foglietti. E abbiamo parlato di sette foglietti. Il foglietto è un insieme. È il foglio che veniva poi tagliato. Attenzione, vedete, non c'è dentellatura. Eh, veniva eh, tagliato e quindi o veniva a rappresentare un'importante serie eh, quindi un'emissione proprio dedicata anche al collezionismo, c'è una variabile ovviamente nell'indicazione dei foglietti. E qui abbiamo i parchi nazionali, gli Osemaitz e ehm, un altro importante parco nazionale dedicato eh, a tale proposta. E poi abbiamo ancora i foglietti di francobolli che abbiamo visto singolarmente e che si rafforzano proprio in questo specifico tema. Ancora eh, la serie ordinaria, settimana nazionale del servizio aeropostale, le linee aeree del Pacifico, siamo nel 39 e qua andiamo a vedere un'altra serie ordinaria sempre eh, del 43 e del 44 quindi grazie mi raccomando numero 39 facciamo proprio riferimento a questa importanti possibilità mi dai ti prego Enrico un attimo solo al volo la chiamata per la proposta numero 37 mi fai vedere un attimo l'insieme perché intanto continuiamo a suggerirlo al nostro pubblico mentre andiamo per quanto concerne l'emissione dello Stato pontificio, vi, vi vado a inserire, vi vado a presentare... Eccola qua. Poi andremo a costruire ulteriormente eh, il significato anche su ciò che... Eh, Andremo a segnalare a livello di album, ma eh, visto che siamo in grado di presentarvi adesso tale scelta, ah, che splendore! Diamo tempo ovviamente alla nostra, eh, al nostro Alberto, alla telecamera, eh, di, entrare, sì, esattamente, di entrare nel vivo della seconda emissione. 1867, il francobollo postale, attenzione, questo è espresso in centesimi. Siamo ovviamente, eh, ricordate l'esempio in Marengo? No? Quando, il, quando Pio IX dovette abdicare alla lira ricordate gli anni la presa di Porta Pia nel 1870 qui siamo nel 67 il Marengo di Pio IX e Marengo espresso in lire quindi i valori in lire e in centesimi verranno, non saranno più i come abbiamo visto ma entreranno proprio a pannaggio dei centesimi eh, vedremo, proprio, eh, vedremo proprio questo contesto e infatti qui Parliamo ancora di Stato Pontificio, attenzione: l'Italia è, un, è unito, ma lo Stato Pontificio ancora rimane tale come realtà. Da 70 in poi si parlerà della città. Esatta, bravissimo, bravissimo. Eh, signori, adesso lo faccio vedere: arrivano cinque chiamate su Pio Nono e sentirete dire ci dispiace. I'm sorry. Allora, ecco qua. Ma, è inscindibile numismatica e filatelia, signori. È inscindibile. Sono i due classici testimoni della storia, i due polmoni veramente del collezionismo. Anno Domini 1866, vedete questo proprio va a citare il Marengo: Il Ventilire, lire. Il titolo è Quando il Papa abdicò alla lira. Ecco perché parliamo di centesimi per l'importantissima seconda emissione, il 3 centesimi grigio, non dentellata dello Stato pontificio. Allora, grazie. Torniamo un attimo a vederla. È benissimo. Ricordiamo la centratura che è fondamentale, l'assenza di dentellatura e in questo caso addirittura c'è un'abbondanza nel margine inferiore. Eh, non per nulla un buon 40% di qualità, come va a citare il nostro certificato, non lo toglie nessuno a questo francobollo. E infatti andiamo a vedere il non dentellato, la seconda emissione dello Stato Pontificio e andiamo anche a dare l'indicazione per una unica chiamata, una sola chiamata, a 1460 euro, proposta numero 20. Allora, chiaramente il mio pensiero va direttamente al nostro, non è l'unico, ma mi fa piacere che sia all'ascolto in questo momento appassionato che certamente nelle buste lo saluto, noi signor Riccardo, giusto? Lo saluto, ecco, ovviamente il piacere di poter dire ecco voglio entrare ho delle buste, sto scegliendo un certo percorso di buste legate agli antichi stati o anche al, al, all'Italia-periodo antico. Ehm, quindi mh, poter magari impreziosire, ulteriormente andare a porre in relazione quanto stiamo segnalando, proprio legato a questa importante realtà. Però, comunque è ovviamente una segnalazione che porto a tutto il nostro pubblico, ma già che siamo in questo contesto, già che siamo in tale ambito, adesso voglio mostrarvi qualcosa che entra nuovamente nel vivo e paralleli eh, si possono sprecare, perché qui parleremo eh, del Regno d'Italia, parleremo di Vittorio Emanuele II, parleremo eh, di un momento storico che porta a inglobare eh, in, questa, in questa realtà quello che viene definita eh, Italia periodo antico. Eh, L'Italia si è fatta, eh, eh, in alcune regioni però, nonostante il plebiscito pensiamo al sud, eh, si mantiene uno status legato a valori precedenti. Vi faccio vedere l'album perché è molto importante, un album richiestissimo. Attenzione signori, lo stanno acquistando, mi dai la telecamera? Ci sono eh, dei collezionisti che ci seguono, addirittura ci sono dei periti, dei, degli esperti che ci seguono. Questo ci fa immenso piacere e eh, soprattutto ci rende ancora di più eh, alla ricerca della perfezione. Ci sono fior di collezionisti importantissimi che, ad esempio, stanno ordinando, al di là del francobollo mancolista, del riferimento che hanno con Bolaffi, no? magari collezioni acquisite nel tempo sempre in Bolaffi, sulle generazioni precedenti della famiglia Bolaffi, no? che continuano attraverso anche i loro eredi. Ma si stanno facendo avanti tanti, tante persone che magari hanno raccolto o hanno ricevuto eh, diversi francobolli a scegliere e a ordinare la, la propria collezione utilizzando questo album. Perché veramente mi sento di dire è la prima volta in Italia che si va ad avere un album parlante, cioè come un libro che va a documentare tutta la storia eh, di quel periodo antico partendo eh, vedete, proprio da quelli che sono i precursori, ad esempio i cavallini di Sardegna, eh, Italia periodo antico, i famosi cavallini di Sardegna, fino a giungere chiaro al regno di Sardegna, a quello che sarà poi il, che diventerà il regno d'Italia. Questo sta a indicare. Quando parliamo di regno d'Italia in filatelia si parla dal Novecento in poi, eh, con lo, con lo, col passaggio del nuovo secolo, Vittorio Emanuele III ad esempio. No? Qui invece Italia è periodo antico perché troviamo proprio un riferimento specifico. A ciò che nei governi provvisori, ciò che è il Regno di Sardegna, porterà poi per naturale evoluzione storica all'Italia. Allora, attenzione: parlando di questo, i più esperti, cioè parlando di un momento storico legato ovviamente al alle province napoletane, e adesso le raggiungiamo, verrà in mente la Trinacria, il passaggio garibaldino al sud Italia. Quindi questo è molto importante. Andiamo a vedere ad esempio, ecco, governo provvisorio di Toscana, il re si allontana eh, e quindi viene mantenuto il Granducato di Toscana, non è più tale, la Toscana guarda all'unità d'Italia, accade anche nella numismatica. Napoli, province napoletane e Sicilia, quindi non più eh, il regno delle due Sicilie come sotto Gioacchino Murat. Napoli, province napoletane e Sicilia. Sfogliamo le pagine, c'è una testimonianza storica eh, attraverso quello che stiamo offrendo al nostro pubblico. Vi sono eh, un ordine quindi che ci porta a conoscere proprio la storia di ciò che accade. Ma attenzione, vi sono tutti gli spazi dedicati alle emissioni. Vediamo Trinacria, spazio ideale per contenere quel francobollo. E poi la luogotenenza della famosa croce, importantissima, citata molte volte e alcune volte anche da noi presentata. Benissimo. Le province napoletane, i famosi non emessi, ma attenzione, perché qui andiamo a vedere... Abbiamo la possibilità, li ho inseriti con pinzetta filatelica uno per uno prima della nostra trasmissione, uno per uno. Un assente, il 5 grana lilla che presentiamo separatamente e che a volte abbiamo modo di presentarvi, quindi certamente eh, si avrà modo in futuro, quando ci sarà, di poterlo trovare. Ma attenzione, quello che adesso vi andiamo a presentare ancora in grano, grana o tornese, di diverse unità di misura, perché ci si accorse che partire troppo presto con centesime e lire avrebbe creato difficoltà dal punto di vista postale. L'effigie è quella di Vittorio Emanuele II, un profilo ricorrente. Eh, nei francobolli di quel momento storico siamo, attenzione, nel 1861, quindi eh, non è ancora marzo, l'emissione fu in febbraio, attenzione. Quindi guardate la costruzione che muove, ciò che accade in pochissimi mesi è eh, già un segnale che ci porta a parlare di Italia, periodo antico, perché questa è l'effigie di Vittorio Emanuele II. Allora attenzione al prezzo, ma attenzione al dono. Cosa vogliamo fare con questa operazione, signori, con questa, operazione, con questa proposta? Vorremmo formare nuovi collezionisti. Stiamo investendo su di voi, su questa cifra che andrò a dichiararvi. E quello che voglio, vogliamo, come Bolaffi, invitarvi a fare è dire: guardate, fate veramente il primo passo. Perché abbiamo avuto la sensazione, ce l'avete comunicata anche voi, che ci dite: sono bellissimi, sono veramente interessanti, mi piacerebbe. Allora, quel mi piacerebbe, vogliamo farlo diventare realtà. Quel mi piacerebbe, e la realtà è adesso: dove io posso accontentare, signore, attenzione. 3-3-3 chiamate su questo prezzo, eh? 3 chiamate sul prezzo che adesso andrò a indicarvi. Ma prima, vi do subito, anzi, immediatamente il prezzo. Proposta numero 17. Proposta numero 17, attenzione, 700 e la regia aspetti, la regia attenda. Allora, attenzione signori, è momento di momento veramente otto valori ehm, otto valori Italia periodo antico, come avete visto 1861 790 euro, 790 euro. A questo punto facciamo però un regalo straordinario straordinario signori, perché vogliamo che vi appassionate a questo momento storico, le pagine che avete visto e che ho sfogliato partendo dal, dall'Italia periodo antico, Napoli, province napoletane e Sicilia, quindi questo capitolo, questi fogli, dove potrete collocare i vostri francobolli relativamente proprio a, a, a questo capitolo che stiamo eh, segnalando. Offriamo in dono, e domani so che mi chiameranno in direzione perché Lorenzo dirà: È stato Alessandro e ha ragione. Vi offro anche la rilegatura. Eh? Anche la rilegatura: quindi eh, la proposta, rilegatura e le pagine e questa importantissima serie, signori. Tre disponibilità, poi scorderemo e scorderete questo prezzo, scorderemo e scorderete questa possibilità, quindi prontissimi però, signori. Ciò che andrò, ne rimanesse una, e la presenterò questa sera. Non usciamo a mezzanotte con queste serie disponibili, ma a mio avviso, non usciamo alle ore 20 con queste serie disponibili. Cristina. Va benissimo. Allora guarda al sud, benissimo, benissimo da Palermo, giustissimo o, pa o provincia, eh, non andiamo ovviamente nello specifico, soltanto per riferimento e consegna in visione di quanto stiamo vedendo febbraio 1861 l'origine di questo importantissimo momento eh, due sole chiamate a questo punto, due sole possibilità, signori non dite poi ma li avevo visto nella scelta della qualità Bolaffi, li avevo visti alla proposta eh, di quanto stiamo adesso indicandovi, cioè dei 790 euro. Chiunque. Signori, chiunque è collezionista di eh, antichi stati e Italia periodo antico, eh, le buste, i francobolli, le buste viaggiate ovviamente. Eh, bene, ma si faccia anche, abbia anche modo di valutare questa collezione. Cominci a muovere passi anche in questo senso. Perché le due parti si rafforzano vicendevolmente. In assoluto, vicendevolmente. Quindi dire ma è un'impresa? Non è un'impresa signori. Bisogna semplicemente muovere i primi passi. Molti hanno detto splendi, bellissima, sai vorrei conoscerli meglio, non so bene come sono costituiti, come sono costruiti. Ecco qua, ve ne do modo immediatamente di conoscerli, perché in questo modo avrete possibilità di conoscere le diverse varietà e quello che oltretutto trovate chiaramente sì. indicato chiaramente indicato sul nostro catalogo catalogo che ha un prezzo io lo chiamo ancora politico fa molto anni 60 eh, prezzo politico ma è così eh, dedicato a voi quindi chiedete al centralino sono, anzi 10 euro sono 10 euro senza spedizione e qua trovate Tutte le diverse serie, tutti i diversi francobolli, proprio dalle origini, addirittura dal Penny Black, per poi saltare, ovviamente, subito, entrare subito all'Italia. Quindi i francobolli universali così chiamati, ma anche le diverse serie: Italia periodo antico, Italia antichi stati, tutto ciò che partecipa, infatti, alla perfetta conoscenza di quanto stiamo offrendo, di quanto stiamo vedendo. Allora, avanti ancora, eh, sì. La signora Germana. Ah, benissimo, conferma, perfetto, allora la signora, andiamo un attimo a vederli, andiamo un attimo, ah, ah, scusate, forse ho capito male io, viene a vedere, viene a vedere, viene a vedere un attimo, il, Ah d'accordo, conferma il catalogo, catalogo, vero, capito, è eh, catalogo, benissimo, allora per il 2017, grazie Germana. Può essere un buon inizio. In visione però noi invitiamo ovviamente a vedere e valutare anche questi. Ci dirà lei o meno, teniamo esattamente però il conto perché rigorosamente a questo prezzo, con questa possibilità, finisce, scusate, uso un, ter un termine un po' da supermercato, ma finisce realmente questa promozione. Prendeteci alla lettera. 2004. Allora, benissimo, D-Day, immagini e riferimento al D-Day perché abbiamo quattro possibilità da spendere di qua alle ore 20, vediamole, quattro possibilità di qua alle ore 20, eh, signori, eh, lo vogliamo segnalare perché mh, per farvi fretta, no, di più ancora, per farvi frettissima, frettissima, ma non nel comprare, nel riservare e dire li vedo io per primo, li scelgo, poi li vedrete uno per uno e direte ma ne volevo uno in più, uno da regalare e uno da tenere. Andiamo ancora avanti, mamma mia, mamma mia, quante richieste, mi fa piacere, quante anche informazioni, i nostri, usate i nostri numeri di telefono anche per informazioni usate il tv chiocciolabolaffi.it se avete familiarità con le mail per dialogare con noi anche fuori orario ovviamente quindi ho delle richieste mi piace un genere vorrei conoscere meglio un aspetto di quanto Um, noi andiamo a proporre bene scriveteci tv e noi vi risponderemo prontamente eh? facciamo sempre gara per potervi rispondere ogni giorno la prima cosa fammi vedere dammi un attimo l'immagine si arriva in ufficio la prima cosa che facciamo attacchiamo il nostro computer eh, sulla nostra scrivania la prima cosa che andiamo a fare è, il, ehm, è andare proprio a vedere tvchiocciolavolaffi.it per potervi rispondere quindi veramente in tempo reale di dei ancora Bravissima, scendiamo a tre signori attenzione scendiamo a tre qui non devo alzare io eh, la voce ma dovete alzare voi il telefono anzi noi per prendere le vostre conferme Passo ulteriore, siamo sempre, così troviamo anche quelle differenze, siamo sempre in Italia, ma attenzione, il termine antichi stati, l'altro album, ci porta in un mondo beh, veramente affascinante. Eh, lo dico perché trovare la chiarezza di un tempo... Formato eh, dagli antichi stati italiani, dove addirittura ad esempio nel Lombardo Veneto, ma come in tutti gli antichi stati italiani in questo approfondito studio, troviamo addirittura, beh, ovviamente finalmente una cardina che identifica eh, proprio i luoghi, la superficie, gli abitanti, cioè, signori, è una storia che risale a due generazioni fa. Eh. Non è il mille la discesa di Pirro eh, oppure Annibale che è bellissimo lo stesso, ma... Cristina, per te una generazione fa, una generazione fa Cristina, se ti portavano a prendere il gelato quando c'era eh, l'esposizione universale, eh? Eh beh, certamente, allora eh, andiamo, andiamo avanti, vediamo, permettetemi un, un po' di ironia eh, anche per rendere leggere queste possibilità, piacevoli queste possibilità. Allora, Tutte le collezioni, non sono mille, le serie non erano estesissime, il numero di valori emessi non erano assolutamente elevati. Cioè, se facciamo il paragone col bellissimo, altrettanto bello Regno d'Italia, parliamo di Vittorio Manuel III, eh, qui siamo a una quantità decisamente inferiore come, anche come numero di, di serie, no? Quanti erano i valori? Allora, attenzione perché qui andiamo avanti. Parleremo di un piccolo stature, stat, stat, staterello, guardatelo qua, preso al volo, preso al volo, che è il Ducato di Parma. Eh? Ducato di Parma viene in mente subito la Maria Luigi. Anche qua in riferimento ai Marenghi, c'è cioè qua Lorenzo. Come parlo di Marenghi mi arriva un Marengo davanti alla telecamera. Eh? Poi lui gira con i Marenghi Lorenzo. Cioè, eh, insomma da presentare ovviamente, ma è bellissimo che sia così. Attenzione, tra l'altro ci sarà una ricorrenza allargata al Marengo, ma non vi anticipo nulla, eh, non vi dico nulla perché eh, in giugno diciamo solo che si andava a combattere, le battaglie si facevano proprio in un certo momento dell'anno. Napoleone scelse poi di attaccare la Russia, arrivò l'inverno e il generale Inverno lo sconfisse letteralmente. Allora, Ducato di Parma, lo vediamo, ne abbiamo diverse indicazioni. Andiamo un attimo a leggere su questi spazi, su queste taschine al momento vuote, l'indicazione del giglio borbonico coronato. Guardate questa data, guarda un po' che caso, eh? Guarda un po' il mese, mamma mia! Bisognerebbe fare tre trasmissioni, quattro al giorno per le ricorrenze che ci sono. Giugno 1852, Parma Giglio Borbonico, signori, andiamo in alto, leggiamo sulla taschina 5 centesimi giallo, 10 centesimi bianco. Alberto, sai dove andare? col tempo tuo necessario perché due valori sono qua presenti, due valori sono qua possibili. Ascoltatevi prego anche il prezzo, sono possibili, lo ripeto e lo sottolineo, sono e saranno possibili. Allora li andiamo a inquadrare il 5 centesimi è il primo valore che andiamo ora a proporvi. Stati parmensi, eh, in origine eh, venne immaginato, eh, il bozzetto portava il giglio dei Borboni, i Borboni che in questo momento storico torna ovviamente a Parma. e... Ehm, Stati Parmensi, Radducato di Parma, Piacenza, questo deve essere la dicitura, ma invece stati parmensi sarà quella poi la definitiva approvazione eh, della, eh, di ciò che viene scritto, di ciò che doveva rappresentare appunto tale stato. Siamo nel 1852, quindi antichi stati ancora sotto i Borboni, Parma, giglio borbonico 5 centesimi giallo, signori. Vi farò vedere la qualità citata sul nostro catalogo, la qualità giusta, media, giusta, corretta, che è circa della metà di quanto adesso vi presentiamo. Abbiamo un 80% di qualità, porta di linguella, perché signori un francobollo come questo, che venne collezionato probabilmente nel momento in cui venne messo, vedete è la sua perfezione, una perfezione assoluta non ha... Ovviamente eh, dentellatura tagliato è eh, con una perfezione quasi assoluta, merita un 80%, la richiesta è di 205 euro, proposta numero 3. Io voglio dedicare ogni martedì almeno una parte, un angolo, un corner della nostra trasmissione a queste collezioni. Poi ci sarà un momento dove di colpo molte, molte persone entreranno a sceglierli. Arrivino per tempo, signori. Questa è la grande storia della filatelia italiana. La grande storia. 80% di qualità. E voglio mostrarvelo. Allora, guardate, addirittura sono stato anche prudente. Giglio borbonico coronato. Andiamo a sfogliare il nostro catalogo quello aggiornato 2017, Ducato di Parma, l'anno lo vediamo, giugno del 52, Giglio Borbonico coronato, eccolo qua, il valore è quello che abbiamo espresso, la qualità media è il 30%, qualità media vuol dire la qualità giusta, corretta, segnalata e suggerita dalla Bolaffi. 30%. Vedete fermo lì? Fermati, eh, Alberto. Vedete questo 80% che compare qui sulla nostra fascettina grigia, signori, eh, dice tutto: 205 euro. La proposta, la numero 3 antichi stati del 52, andiamo a vedere sempre sul nostro catalogo. La proposta legata. Poi la vedremo ovviamente di persona, la proposta legata al 10 centesimi, andiamo a vederlo, ce l'abbiamo e qui accanto a noi 10 centesimi, quindi potreste iniziare a scegliere, poi quando troverete, guarda, ho trovato l'altro, ecco qui, qui si va a scoprire un po' il piacere di quel collezionismo fatto di acquisizioni una per una o due o tre, quando si trovano? Quindi direi, anzi, guarda, mi capita, lo prendo, seguirò la prossima trasmissione, parlerò col vostro nostro consulente, andrò nel negozio a chiedere, vedrò e vi chiederò la prossima trasmissione. Se puoi e se lo trovi, cerca e dammi la prelazione, magari sul 15 centesimi rosa. Ma noi ci attiviamo, le cerchiamo, andiamo a vedere il 10 centesimi, eccolo qua inquadrato. Qualità elevatissima, prezzo possibilissimo, 70% di qualità. Ripeto, cosa vuol dire qualità? La centratura, vedete come i margini, lato destro, sinistro, in basso, in alto. Il francobollo in alto, si tratta di un foglio con diversi francobolli ovviamente che veniva tagliato no? eh, dall'ufficio. Postale dai, dai, dagli ufficiali postali così venivano chiamati. Addirittura ha un taglio molto generoso. Il francobollo che era posto al di sopra eh, avrà avuto un taglio veramente con una qualità molto, molto bassa: molto, molto bassa. Allora, 10 centesimi, ciò che stiamo vedendo, 70% di qualità, signori, 180 euro. 180 euro, a 385 euro signori, chiedetemi il numero 4, chiedetemi il numero 3. Il piacere sta proprio eh, e poi chiedeteci la possibilità di acquisire l'album, le pagine d'album, parlatene con noi. Grazie intanto per chi ha confermato. Con tutte le pagine Cristina. Antichi stati italiani o periodo antico dei due? Antichi stati, va bene, va benissimo. Sì, guardali, guardali, ma io non mi sposto, tranquillo, non mi sposto perché io sono convinto. Sono convinto che c'è quel piacere di acquisire collezioni subito dell'insieme e fare un grande passo. Ma sono convinto che esistono anche quelle persone che dicono: Ma io ne voglio scegliere uno quando appare. Un altro, tanto non devo completare chissà quante pagine, chissà le serie estese di 20 valori. Ne ha sei in questo caso, sei valori da cercare. Oppure dire: Io scelgo, faccio la collezione degli stati parmensi, uno per uno. Vado a sceglierlo, vado a eleggerlo, vado a, a, a chiederlo, ma lo cerco sulla più alta qualità possibile. Allora, mi dai un attimo, voglio, voglio chiarirvelo proprio bene, proprio bene signori, attenzione, attenzione, perché trovare un 70 e un 80 del 1852, avete sentito i prezzi? potremmo dire, ma sai, tanto piacciono, vanno, chiediamo di più, reggono un prezzo più alto, Bolaffi non ha mai fatto né mai farà questo. È tutto legato a numeri, a significati numerici, è tutto legato non alla moda o alla celebrità di un francobollo di un periodo storico, questo è più che moda è celebrità, è celebrazione oltretutto, ma avere un 70 e un 80, attenzione signori. Eh, perché non è un evento quotidiano, eppure così accessibili. E fatto di queste cose, guardate, eh, mi attardo ancora un attimo, perdonatemi se state chiedendo di vedere altre cose, attenzione, andare mirati su un francobollo, eh, andare mirati su un valore, andare mirati su questa bellezza, ma veramente dà una soddisfazione dal punto di vista collezionistico che va sperimentata, va sperimentata uno per uno. Ne ho due, non ne ho un terzo, ho una chiamata per ognuno di questi, uno di questi signori, soltanto uno di questi, arrivate per tempo, ve lo dico, perché a mezzanotte, mi è testimone Lorenzo che sarà con noi fino a mezzanotte, proprio eh, mezzanotte e mezzo perché poi c'è sempre un po' di tempo per eh, eh, richiudere il nostro set, eh, il, il, ve l'avevo detto. Sarà il ve l'avevo detto, per chi ci ha seguito nel pomeriggio. Guardate, sarà certamente così. Allora, bravo, bravissimo. E poi ovviamente l'immagine di Gigli, borbonico, e poi il Giglio fiorentino. Giglio è un simbolo ovviamente che è una costante del mondo dell'arte, della filatelia, lo stesso Fiorino no? viene in mente. Qui stati, stati parmensi. E poi ci chiedete anche il Marengo eh, della... Dell'importante Maria Luigi, allora andiamo avanti, andiamo avanti ancora. C'è da fare un salto e lo facciamo immediatamente. Si, sì, Coralit. Infatti, sì, no. allora, allora c'è stato il Giro d'Italia da poco. Cosa c'entra questo? Adesso non è che diventiamo. Stiamo cominciando, ma anche noi, guardate, grazie a Franco Bollaman, rimettiamo in mano. Vorrei essere interrogato adesso io di storia, come quando ci interrogavano nelle scuole, nei nostri studi scolastici. Allora, eh, in un certo periodo storico particolarmente. Allora, Coralit cosa significa? Che i Coralit portavano a, una, eh, a un recapito della corrispondenza in un momento molto particolare, il 1945 quando veramente l'Italia chiaramente era a pezzi, ma bisognava garantire delle necessità primarie, vennero addirittura affidati a dei corrieri privati che si muovevano anche in bicicletta. Infatti c'è proprio un esempio che andremo a vedere specificatamente nella rappresentazione di una di queste serie, nella terza emissione. La vediamo tra breve. Servizi privati autorizzati fanno parte del grande momento storico del Regno d'Italia, chiaramente, ancora del Regno d'Italia, anche se parleremo di un momento eh, veramente vicino alla luogotenenza e Re Abdica eh, Umberto si fa garante Umberto II eh, di questo momento eh, storico che porterà poi alla scelta della Repubblica. Allora, attenzione, marzo del 45 Coralit, acronimo ovviamente che eh, ci porta a queste interessanti serie Abbiamo tre emissioni, in tutte furono quattro. Attenzione perché, questi Corrieri Alta Italia, acronimo quindi Coralit, acronimo di Corrieri Alta Italia, eh, servizi privati autorizzati di stato, dallo Stato, appaiono come prima emissione nelle condizioni ideali, vedete, non avevano. Dentellatura non perché la dentellatura non fosse in auge, era già in auge, ma eh, perché si segnalava in questo modo una specifica autorizzazione e quindi doveva essere Francobolli ma come servizio autorizzato di Stato. Quindi eh, veramente entrano in questo tipo genere di collezionismo, ma hanno queste caratteristiche così specifiche. Marzo 45, prima emissione. Seconda due valori, cinque valori per il maggio del 45, la seconda emissione, quel foglio che vedete è un foglio, è una pagina che appartiene alla grande collezione eh, e agli album del Regno d'Italia. Ne abbiamo parlato e torneremo a parlarne anche in futuro. Seconda emissione, cinque valori. Li vediamo uno per uno, ti prego. Tanto il prezzo che vado a indicarvi è prezzo di tutte e tre le emissioni, tutte e tre. Quindi vediamoli uno per uno. Intanto i primi due che abbiamo visto devo dire anche esteticamente molto molto gradevoli, li trovo gentili eh, in un momento dove, guardate, quasi eh, con un'attenta, eh, nella loro sobrietà, un qualcosa di, di attualissimo potremmo definirlo. Eh, Nell'azzurro e nel, nel, nel rosso vermiglio, poi vediamo il, la seconda emissione dove, perfetto, la seconda emissione dove parlando eh, dei, dei servizi del nord Italia, va bene. Puoi partire da quelli che sono più comodi. Vedete, servizio autorizzato dallo Stato? Sì, rispettiamo proprio la differenza, partiamo proprio dal valore più basso. 14, 28, 56, 70 e 140, vedete il Leone Marciano, il Leone di San Marco, erano destinati al nord Italia ovviamente, questo servizio era garantito sul nord Italia, per il nord Italia e siamo alla seconda emissione. Dai, va bene, allora attenzione, no, no, eh, ne parliamo, li vediamo insieme, ma andremo a specificare giustissimo. Anche perché c'è chi dice: Ma io ho già la terza emissione, o la seconda, li andiamo a dare separatamente. Separatamente, però, li voglio vedere tutti. La seconda emissione, poi partiremo dalla terza e vi daremo il prezzo. La prima è, è rarissima, ovviamente, è rarissima. Perfetto. 140 lire, vedete? Torino, Milano, Venezia, Trieste, che è la 4. Questa, eh? Allora, ancora e poi giriamo pagina. vi sarà poi la quadriga stilizzata della quarta emissione. Andiamo a vedere il giugno del 45, la terza emissione. Qui troviamo anche Bordofoglio. Per necessità, abbiamo dovuto voltare 70-140 e 140 lire. E Corrieri Alta Italia, qui chiaramente è proprio definito Corrieri Alta Italia. E vediamo la terza emissione con i cinque valori, tutti e tre sono all'80% di qualità. Andiamo proprio a dare lo specifico di questa che stiamo vedendo: che è la terza emissione, i 5 valori proposta numero 34, li vediamo sempre uno per uno. Questa terza emissione 80% di qualità a richiesta di 210 euro. 210 euro. Guardate come solerte questo portalettere nel muoversi eh, da Torino a Trieste e viceversa. Ecco nell'immagine di riferimento. Guardate che era un ruolo molto importante, a mio avviso lo è tuttora, anche in un momento di mail, di, 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 eh, di, eh, di posta elettronica, ma era molto importante. Terza emissione che stiamo vedendo. Vediamo la seconda emissione, la proposta numero 33, la andiamo a vedere. Seconda emissione maggio del 1945, 5 valori, 80% altissima qualità anche in questo caso, 200 euro la richiesta, proposta numero 33 per i servizi privati autorizzati, E poi attenzione, andiamo alla rarissima prima emissione, tra l'altro portata all'80% di qualità, prima vediamoli tutti, con calma e tutti li andiamo a vedere e riscopriamo un momento dove i servizi dovevano essere a... rivolti, eh? a enti privati per sopperire alle carenze di uno Stato che veramente, eh, come abbiamo già indicato, usciva dai drammi della seconda guerra mondiale. Stavo uscendo, era in procinto, eh, perché ancora siamo nel marzo, ad esempio, del 1945. Andiamo a inquadrarlo, attenzione, una chiamata soltanto. Posso accontentare? Qualche, due chiamate sulla seconda e sulla, ehm, sulla terza emissione, che sono leggermente più comuni. Qui ne ho solo una, 80% di qualità non linguellata, anche in questo caso. 1480 euro: documenti importanti, mancolista importante, ad esempio. Nel, eh, ancora nella serie, nel, nel momento storico del Regno d'Italia, prima emissione: due valori, quello in azzurro e quello rosso-vermiglio, anche definito rosa, eh, sono i due unici valori, quindi 1480, una chiamata sola. Eh, dedicato veramente, magari non sarai la prima coppia che sceglierà. Chi dice voglio iniziare la collezione potrebbe anche esserlo, però certamente un mancolista eh, degno veramente della vostra scelta, degno assolutamente della vostra selezione. Io vorrei fare ancora un dono, visto che abbiamo parlato di Cavour. Eh? Allora, abbiamo, allora, signori, nel il 6 maggio correva l'anno del 1861, potete godere poco di quell'unità eh, a cui contribuì veramente con la massima energia e che fi fu figura fondamentale. E eh, non ci furono francobolli in quel momento emessi col volto di Cavour, le commemorative inizieranno molto dopo, però sarà la Repubblica italiana a emettere un francobollo dedicato a Cavour e ci sarà anche una moneta commemorativa. Quindi eh, moriva all'età di 50 anni. Signori, attenzione perché andiamo a muovere ancora con una possibilità, attenzione, di 12 chiamate e poi è, non è più disponibile questo eh, um, quest evento, eh, questa Unità d'Italia 150 anni di storia. Celebrarono i 150 anni di storia quindi dall'archivio Bolaffi 12 chiamate soltanto andiamo a sfogliare insieme e andiamo insieme a, ved a vedere quindi a riprendere anche un po' in mano gli eventi che portarono all'Unità d'Italia celebrazione a suo tempo fatta anche quest'anno ma che in onore di Cavour andiamo diciamo a rispolverare andiamo a ripresentare con una possibilità legata a un prezzo io direi veramente di non ritorno perché qualora decidessimo di nuovamente di costruire tale progetto non potremmo parlare e lo dico immediatamente, non potremmo andare a eh, definire i 175 euro di richiesta che fanno capo a questa proposta, che fanno capo alla proposta numero 38. C'era una volta, eh? Franco Bolli e Monete raccontano l'unità d'Italia. Condottiero con la camicia Rossa, Ciro Menotti, Silvio Pellico, il canto di Goffredo Mal Mameli, eh, Linno, ovviamente. L'avancarica, il fucile d'avancarica dei soldati sardo piemontese, i volontari toscani. Solferino, le barricate nelle strade di Milano perché in questo caso andiamo veramente in esclusiva a Bolaffi a ripercorrere questo momento storico, riprendendo in mano le guerre di indipendenza, eh, entusiasmi e sconfitte, andando a riprendere i moti di Palermo perché questi francobolli sono francobolli originali collocati all'interno è eh, di questo che diventa un album e diventa un grande, un grande libro. 64 pagine con eventi e protagonisti. I moti di Padova, vedete? Scusami, ho anche superato, guardate un, un po' qua, abbiamo parlato di Pionono, l'effigie di Pionono verrà rappresentata. Successivamente, ricordando appunto Pio nono Mastai Ferretti, come era il suo cognome, e poi andiamo a vedere i diversi moti: 51 francobolli, un foglietto, quattro monete a 175 euro. Scusate, stiamo celebrando gli dèi, Dobbiamo ricordare. Un momento dove tra i protagonisti troveremo infatti Cavour e quindi sfogliamo il racconto delle cinque giornate di Milano. Signori, questa veramente sono convinti e siamo convinti che pochissime persone l'abbiano. Pochissime persone l'abbiano. 12 chiamate soltanto tra oggi e questa sera: 12 chiamate per dire. Per mettere un bel timbro con scritto esaurito non più disponibile e qui non si tratta di dire cercheremo, eh, lo uniremo assieme. Eh, ecco Pastrengo, eh. ecco Pastrengo. Allora, quante? Un, due, due, benissimo. Attenzione, scendiamo a dieci. Mi raccomando, ma il centralino lo sa perfettamente. Le disponibilità sono. Sono veramente dieci e non. c'è... cioè veramente dieci vuol dire dieci la quota odierna? No, dieci e sarà esaurito, quindi siate testimoni di questo momento. Le battaglie, Curtatone, andiamo avanti, che sono 64 pagine. San Pancrazio, altro momento. E poi la seconda guerra d'indipendenza, riprendere in mano i protagonisti della storia, anche del francobollo autentico che vedete leggermente oscillato all'interno della taschina, ma eh, sa, è perfetto, perfetto per la scelta, per le poste italiane, i protagonisti, i padri della patria, tra cui entra come terza Vittorio Emanuele, eh, Garibaldi, Cavure, Mazzini, quindi li troviamo tutti qua rappresentati. Battaglia di Magenta, altro importante momento, il grande ma fu veramente un, un, un bagno di sangue. Eh? Uh, uh, solferino, l'abbiamo visto, Magenta, e ancora le Poste italiane con Garibaldi e i Mille. Andiamo a vedere anche la bellezza di questo. Eccolo qua, il foglietto cui abbiamo fatto riferimento. I francobolli autentici, il foglietto verrà emesso in euro per commemorare la partenza da quarto, la battaglia Calatafimi, Sbarco a Marsala prima ovviamente e Teano, l'incontro di Teano. E adesso tutti i telefoni alzati, tutti i telefoni alzati. Queste, scusate, ma un, tempo, ma un tempo adesso dice, ma sai, fine anno quasi. Ma un tempo, portare, un tempo esistevano le ricerche, no? A scuole c'era cioè, il periodo delle guerre di indipendenza, no? A scuole, le ricerche, si portava del materiale e si documentava. Oggi verranno anche fatti, per carità, attraverso internet. Ma immaginate avere un materiale dove vi sono l'autenticità dei francobolli, l'incontro di teano, eh? Eh, nella disponibilità allora prego attenzione se già clienti benissimo la conferma whatsapp però lasciate i vostri dati o sms ma usate il telefono signori usate il telefono ecco qua la battaglia di bezzecca sono dedicate delle vie delle piazze a questa battaglia nella nostra Italia. Poi andiamo avanti, anche perché non voglio togliervi il piacere in toto della, eh, di ciò che scoprirete, di ciò che leggerete, di ciò che vedrete, di ciò che vedrete. Perché attenzione, arriveremo il Francobollo dell'unità, eh, e lo abbiamo qua all'interno. Guardate, c'è l'importante quarta emissione Sardegna. Francobolli tutti autentici, eh, tutti autentici. Da sola la quarta emissione di Sardegna, da solo questo francobollo eh, vi, 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 vi porta a, già ad assorbire il valore dei 175 euro. Allora, Sui 5 centesimi della, della quarta emissione di Sardegna. Allora attenzione, scendiamo, siamo a 9 Siamo a nove. Siamo a 8, Genova, un saluto a Genova, siamo a 7, siamo eccole qua! Le monete che eh, cosa rappresentano? Allora andiamo a vedere, 1871. Io cerco di tenerla ferma, 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 perché 5 centesimi di Vittorio Emanuele II, la prima del regno, moneta autentica, attenzione! Non è una riproduzione, non un riconio. Inserita nelle pagine di questo album, e poi il 1911, andiamo a vedere il 1911, i dieci centesimi, guarda un po', la moneta del cinquantenario, oh, insomma, magari chiama qualcuno di ieri, dicendo: Vorrei comprare da sola la moneta del cinquantenario, eh e avrebbe ragione a sceglierla, la vorrei comprare a 175 euro, eh, pensate che affare sarebbe, e invece scegliete tutto, sarebbe comunque un affare a 175 sarebbe un affare a 175 euro adesso, adesso, andiamo a vedere 1961, qui signori l'avete trovata il 500, pazzesco. Allora, Fermati qua un attimo perché andiamo subito a chiarire benissimo. Qui avete, non ci credo, non ci credo. Va bene che sarete i filatelli, ci dice sì, ma io sto valutando i francobollo e allora dovrebbero già scegliere la quarta di Sardegna. Ma qui avete, qui avete il 500 lire d'argento. Signori, il 500, moneta vera, autentica, a 175 euro con tutto il resto, no, allora non mi muovo più, eh. allora non mi muovo più, non esiste, non esiste, beh non sto dicendo chi l'ha scelta finora, non esiste da sola questa moneta, il 500 lire in argento, costa di più non ma veramente, ma veramente costa di più sceglierla da sola, i 50 anni dell'unità d'Italia celebrata nella monetazione italiana, vedete 1961 ovviamente. Scusate, 100 anni, i 100 anni, i 100 anni in argento e 500 lire. Vado avanti, faccio finta di niente. Mentre state pensando, vado avanti, vediamo se sommando tutti i diversi valori riusciamo a immaginare a quale prezzo siamo. Eh, dovremmo essere di valore totale. Il 2 euro è una moneta commemorativa dedicata a Cavour, siccome oggi corrono, eh, cor corre la ricorrenza della sua morte, eh, della sua scomparsa, celebriamo grazie a Cavour, noi vi presentiamo questa possibilità venne emessa una moneta commemorativa legata agli euro del 2010, nel 2010 e quindi entro in questa collezione a 175 euro, ancora un passo avanti perché andiamo a vedere oltretutto, vi ho promesso nei protagonisti, troviamo, attenzione sono francobolli che vennero emessi è proprio per celebrare i grandi protagonisti e allora andiamo a vedere anche, dovevamo darvi da sola la moneta di Cavour, i due euro di Cavour e i 60 centesimi che ricordano in euro, ovviamente emissioni in euro, ricordano Camillo Benso Conte di Cavour, data questa che ci porta alla, a commemorare la sua nascita e la sua morte, vedete? 1810-1861 6 giugno 6 giugno in euro ovviamente si commemora. E poi i protagonisti con Vittorio Manale II Cavura è il primo, eh? E poi Garibaldi dopo emissione filatelica, doppia emissione filatelica. Per me non hanno capito a casa il prezzo di 175 pensano euro. Sia per una pensano esatto, pensano sia per una moneta per un francobollo. Allora. Allora lo segnaliamo, quei 175 euro, per tutta la collezione dei, 50, dei 150 anni. Chi mancava, li abbiamo visti tutti, mancava Mazzini. Lire, ma fu un'emissione in lire durante la Repubblica, ovviamente la Repubblica anche adesso, ma fu un'emissione in lire, mentre Camillo Benso Conti Cavour l'abbiamo visto in euro a 175 euro dobbiamo spedirle e poi troviamo ancora Silvio Pellico dobbiamo spedirle benissimo non pagherete nessuna spesa e spedizione portatevi avanti anche questo può essere un regalo giustissimo giustissimo Mamma mia, eh? Ciro Menotti, Ciro Menotti, pagina intera e nello stesso tempo storia da studiare, perché la storia italiana è talmente importante, veramente. Guardate, è chiaro che è un appuntamento dedicato alla filatelia, ma anche gli appassionati di monete dovrebbero dare forza a questo momento storico dicendo, guardate, vado anche a documentare. Scusate, adesso è mia abitudine, signori, è mia abitudine ricordare una cosa. È mia abitudine ed è nostra abitudine, come sarà certamente vostra abitudine, girare per i musei, va bene? Allora, se andate al Museo del Risorgimento, se andate a vedere, troverete delle testimonianze che stanno dai frammenti della bandiera italiana ai francobolli commemorative, alle monete dell'epoca commemorative. Quindi qui vi diamo una moneta, ad esempio è commemorativa ma che venne messa nel 1961. Qua vediamo ad esempio Goffredo Mameli con una commemorazione. Signori, veramente queste sono le trovate, Gua guarda sono di una bellezza incredibile, tutte autentiche, non sono delle tutte autentiche. Quello che state vedendo nei francobolli e monete sono autentiche. Massimo D'Azeglio. Pittura, musica, letteratura, ma soprattutto politica, guarda, mi fai vedere la bellezza in questo francobollo? Che si merita. Il centro pagina, il dedicato, eh, vedete, al 150 anniversario della provincia di Milano, venne emesso con l'immagine del Dazzeio. Cioè, attenzione, c'è un senso unitario in questa proposta ma di una belle. guardate, cioè i, pro... i fatti e i protagonisti. Allora, tutto questo, signori, è un piccolo museo, ma importante, cioè andate a vedere eh, la casa dove è sepolto Garibaldi eh, al... in Sardegna, no, trovate, andate alla casa di Cavura Santena, Museo Cavura Santena, trovate degli elementi che fanno parte non solo... Del suo letto, del suo, dei suoi suppelletti e la sua stanza, sì. ma trovate tutto ciò che ha fatto parte di questo momento storico. Quindi, questo mi piacerebbe chiamarlo veramente un museo fruibile del, dell'unità d'Italia. Se dovessi sommare ogni singolo valore, ma arriveremo a una cifra ma ben diversa. Scusate, io, scu prendiamo un francobollo, visto che è una trasmissione dedicata alla filatelia. Andiamo a vedere i moti rivoluzionari, no? Andiamo a vedere veramente quello che mi sento di celebrare in eccellenza. In eccellenza, è questo. La quarta emissione di Sardegna. C'è questo da solo: questo, i francobolli dell'unità. Qui avete questo entra pari pari in quegli album, però mi dispiace anche. Che si separino, poi perché ci guarda, io le monete le tengo da una parte, i francobolli li tengo dall'altra. Questa attenzione non è annullato, non ha avuto timbre ulteriori. Cioè, quarta emissione di Sardegna. Il vero quarta un vero gioiello come il della quarta emissione di Sardegna, che è la prima serie ordinaria effettiva dell'Italia Unita. Cioè, attenzione, eh, signori! Intanto grazie sempre. Una conferma per l'offerta di e un'altra per l'Unità d'Italia. Allora, attenzione, una per il d -day. Aspetta, no, cosa cosa? Vieni qua. Sto comunicando col centralino, scusami allora. Allora. Un DD. È un'unità d'Italia, no? Nulla di male, nulla di male, assolutamente. Era soltanto per dire, per sincerarmi sulle quantità disponibili. Allora, benissimo. Vuoi stare, ti prego, vuoi stare sul francobollo, Enrico? Scusate, eh, intanto un grazie, ci stiamo comunicando le disponibilità, nulla di male, un grazie, ma stanno chiedendo anche di vedere questa quarta emissione di Sardegna. Eh, un grazie ovviamente sempre ai nostri li faccio letteralmente impazzire. Allora, eh, intanto Cristina puoi solo seguirmi perché abbiamo ehm, intanto diciamo ne abbiamo sette come disponibilità o sei addirittura. 6, allora soltanto 6 disponibilità su questa serie, sì soltanto 6 disponibilità, attenzione, su questa proposta e abbiamo, se non vado errato, 3 disponibilità sul D-Day, giusto? Perfetto. Adesso ci sono altri telefoni alzati, eh? ci sono altri telefoni non alzati. Su questo, grazie, benissimo, benissimo. Allora, altra conferma, perfetto, ecco noi nulla di male, se anche mi vedete gesticolare nulla di male, magari un po' meno televisivo, ma siccome sto comunicando col centralino quanti ne abbiamo, sto chiedendo magari in modo esplicito, allora mi vedete sbracciare, magari vi preoccupate che ci sia qualcosa, dici ma non ce ne sono più disponibili. L'importante è sapere che ce ne sono ancora alcune possibilità poi il bello dello sbracciamento va bene anche ragione Enrico perché dico Enrico quando se anche mi alzo mi siedo dammi la diretta che bello poi Enrico il nostro regista dice Alessandro ma vuoi la diretta poi anche se ti sbracci ti faccio vedere non ti va bene va benissimo va benissimo eh, allora viene, viene, ancora, viene ancora a vedere eh, intanto siamo in diretta siamo in diretta, ti prego gentilmente, possiamo mandare il D-Day perché ci sono anche conferme parallele sul D-Day. Quindi ci muoviamo su queste due realtà così importanti ed esplicite. Eh? Benissimo, grazie. Allora, teniamo anche questa proprio come un salutissimo a Palermo. Un salutissimo... No, no, perché... È giusto così, è giusto così, è giusto così. Quella che vogliamo è la giusta attenzione proprio nel paura, nel timore di perderle. Nel timore di perderle, va benissimo. Eh, soltanto non lavorando, noi comunichiamo in modo passionale, eh, in modo passionale. Eh, va benissimo. Allora, eh, gentile Cosimo, un grazie, un grazie per la scelta di questa... Ecco Cosimo se mi permette, collezionista veramente di multiforme eh, scelte, eh, di, di ehm, onnivoro come lo chiamo io e come sarei anch'io. Quindi trovo un'empatia particolare. Grazie per questa scelta legata ai 150 anni eh, di storia. Eh, ancora eh, abbiamo ehm, attenzione, allora vi do intanto il numero di riferimento per il D-Day speciali di dei la proposta numero 37 speciali di dei di cui abbiamo poche disponibilità ancora ecco grazie sono i quattro album della seconda guerra mondiale e le monete che hanno effettivamente circolato in quel momento storico composte da Francia, monete francese, canadese, inglese, statunitense la eh, Germania, eh, quindi queste sono a 185 euro. 185 euro: intanto, io credo che abbiamo soltanto più 5 disponibilità. Ma adesso attenderò il centralino impegnato. Eh, affrettatevi, signori. Grazie benissimo per questa. Eh, proposta 37 di cui abbiamo allora solo più tre chiamate, mi confermano conteggi fatti tre chiamate e solo più cinque chiamate, benissimo, per questo progetto che è il... Va bene, ho fatto arrabbiare Enrico, gli annullo la pizza, eh, non mi devi più la pizza Enrico, facciamo pari, eh, eh, l'hanno sentito fino in strada qua e allora... <ride> Eh, va bene, hai ragione Enrico, hai cioè, ragione sta nel mezzo, cioè, annulliamo la pizza amici come prima, mi devi solo il caffè per la scritta di Lorenzo Lamorte, nemmeno più quello perché c'è Lorenzo Lamorte con noi, quindi non nemmeno più, farlo più farlo. quello, assolutamente, assolutamente, ma noi siamo così, noi siamo sanguigni, come, come Camillo Benso Conti di Cavour, era sanguigno, era sanguigno. Allora, allora attenzione perché veramente qui dobbiamo conteggiare e contare quella che è la disponibilità. Il nostro pubblico si sta rendendo conto di cosa stiamo offrendo con la proposta eh, dedicata all'Unità d'Italia, dedicata a Cavour, si sta rendendo conto di cosa stiamo offrendo a 175 euro. Quindi non dico a scoppio ritardato ma adesso state valutando la disponibilità. Signori sarò ferreo a dirvi se cinque chiamate o quante saranno, perché la disponibilità sarà soltanto legata, questo si, qui si esurre, ce n'è un unico testimone. Una, una ce l'abbiamo, non l'abbiamo conteggiata ed è rigorosamente nel nostro archivio Bolaffi. Nella nostra biblioteca Bolaffi c'è una di queste che non può essere toccata perché appartiene veramente e appartiene alla, alla storia. Quindi la teniamo e non la daremo disponibile. Ma nemmeno se ci offrite tre volte tanto o cinque volte tanto. Ora. Eh, attenzione, abbiamo per i 150 anni l'Unità Italia, ancora qualche chiamata, saranno 5, saranno 4, io la voglio presentare ancora un attimo perché le telefonate che giungono, le informazioni che stanno giungendo, ciò che ci state chiedendo e la composizione, cioè, ma da cosa è composta? Signori, 175 euro. È cifra inferiore alle quattro monete che state vedendo, che non sono monetacce rigate, distrutte, che adesso magari con questa diciamo, impaginazione televisivamente vi risultano un po' meno visibili, eh, un po' meno visibili, ma che sono, bravissimo, grazie, i cinque. Centesimi di Vittorio Emanuele II, la prima del 61, la prima del regno. La moneta cioè è stata inserita e viene inserita qui e poi scorre, no? Inserita. Può essere anche estratta. Quindi, eh, può, è una moneta che potete maneggiare, ma e lì diventa veramente una testimonianza di collezionismo. Di collezionismo. Andiamo a vedere la seconda. Benissimo, bravo Enrico, grazie. Sì. Quattro disponibilità per la grande, importante, bella, straordinaria collezione. E allora, e allora, e allora, e allora, signori, e allora io mi permetto di insistere. Abbiamo quattro disponibilità, questa è una venne proprio emessa per i 150 anni dell'Unità d'Italia, le abbiamo avuto un'occasione, due, due volte le abbiamo presentate proprio quando c'è stata la ricorrenza, le ha presentate Lorenzo e le ho presentate io, poi le abbiamo tenute da parte, oggi dedichiamo in questo momento proprio per via di Cavour, dedichiamo... Ad esempio questo 500 lire argento che avete visto tra le monete della Repubblica del 61, l'ho presentata insieme al, alle monete della Repubblica ehm, giovedì scorso e domenica. Eh, quindi questa moneta d'argento, il 500 lire. Signori, 175 euro. Andiamo ancora avanti perché poi eh, dobbiamo mostrare e ricordare i 51 francobolli, lo ricordiamo ancora un attimo. Il 2010 celebra con i 2 euro una moneta commemorativa, non è che l'abbiamo emessa noi alla Bolaffi, una moneta commemorativa dedicata a Camillo Benso Conte di Cavour. Eccola qui. E poi i francobolli dei diversi protagonisti. Va bene? Adesso io mi sembra anche ineducato insistere a 175 euro per farla scegliere, ci costano veramente i, momenti, i, momenti, i minuti in più di trasmissione. Veramente. Che paghiamo noi, non pagate voi, ovviamente. 170, però so che è una cosa che poi rimane e ci direte, ma io la volevo ricordare, la volevo scegliere. Allora, quattro chiamate, la lascio al centralino. Grazie, certamente, certamente. La lascio al centralino e eh, la do a vostra, alla vostra attenzione proprio al centralino e qui. Quando la toglierò vuol dire che le quattro chiamate abbiamo rinunciato, attenzione lo dico, abbiamo rinunciato a una conferma iniziale che chiedeva tutte. Eh? Quindi non si tratta per noi di guadagnare su questo, si tratta di distribuirla equamente fra i nostri telespettatori. Quindi riguardare, no, non è quello il problema. Il fatto è veramente farvi scoprire la passione della storia attraverso la moneta e attraverso i francobolli. Mi hanno confermato le due disponibilità finali, due chiamate soltanto fino alle entro le ore 20. Per il D-Day, entro le ore 20. Per il D-Day, oggi è D-Day del 1944, era la, eh, lo sbarco in Normandia, quindi super proposta: composta dai quattro album e libri della seconda, dedicati alla seconda guerra mondiale, come collezione filatelica, e alle sei monete che hanno realmente circolato, sei monete dei paesi che hanno partecipato allo sbarco in Normandia. Quindi eh, li eh, possiamo vedere, li troviamo ancora qua rappresentati. Eh, L'Inghilterra, ricordiamo proprio gli Stati Uniti, il Canada, la Francia, il Belgio e ehm, ovviamente la Germania. Eh, la proposta speciale di Day solo oggi eh, di anziché 230 euro... Offerta esclusiva TV, solo adesso, solo in diretta, 185 euro. La proposta è la numero 37. Grazie. Dobbiamo procedere. Allora, abbiamo visto i Coralit, ma andiamo ancora a vedere. A questo punto, facciamo un volo nel Regno d'Italia. Andiamo a vedere il ciclo della grande traslata Roma-Buenos Aires. Con 12 valori, ricordando anche l'importanza delle colonie, l'importanza delle colonie. E allora, 1934, Italia, Cirenaica e Tripolitania sono sovrastampati e ricordano la grande, importante impresa. La sovrastampa ci indica proprio questo. Attenzione al prezzo perché. Eh, volo diretto, primo volo diretto Roma Buenos Aires col trimotore Lombardi Mazzotti. Quindi la sovrastampa Posta Aerea Italia è un'emissione che potremmo e vogliamo definire non comune cioè, non comune, ma consueta, ancora accessibile. Ma quella sovrastampa dà una fortissima fa virare, anzi fa innalzare l'aereo del collezionismo, perché questa sovrastampa è importante, anche legata alla qualità di questa specifica proposta. E allora certo poi torneremo a rivedere anche le due serie disponibili delle province napoletane, una l'avete confermata, due ancora disponibili e torneremo a vederle. Richiesta. Per la proposta delle Roma Buenos Aires su busta, eh, scusate, non su busta, i 12 valori, richiesta 210 euro, una unica disponibilità. Va bene, dai, ovviamente, 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 hai ragione, hai giusti giustissimo. Allora, eh, ci aggiorneremo, una chiamata sola, 210 euro, tutti e 12 i valori. Chi ha già scelto? ma delle bellissime proposte se le faccio importare. Ci sono, esatto, dobbiamo già visitarvi, avete scelto qualcosa, agganciate la vostra scelta, ma poi tornerò assolutamente alle due serie disponibili alle province napoletane perché è veramente un'occasione che andremo a chiudere. Sovrastampati Tripolitania, grazie, Cirenaica, Tripolitania, Cirenaica e ancora... Ancora Italia perché non dimentichiamo che non è sovrastampa Tripolitania, non è sovrastampa Cirenaica. Su questi francobolli che vennero messi per le colonie, troviamo proprio il primo volo diretto: la sovrastampa del primo volo diretto. Roma, Buenos Aires: eh? 12 valori, 210 euro, benissimo, benissimo. Eh, sì, volentieri. Allora, teniamoli e osserviamoli con un attimo di calma. Bene signore, allora grazie. grazie. Grazie, ovviamente per la vostra, le vostre scelte, anche trasversali. Diciamo sempre che eh, le nostre trasmissioni eh, è un continuum, non è che hanno un inizio e una fine, certo, ce l'hanno come orario. Dai, dedicami per favore una, insieme, magari alla serie o anche da solo, come vuoi. Un po' un saluto al nostro pubblico. Quando guardo anch'io le televendite, non le guardo troppo, eh, troppe fanno male, eh, magari le nostre. Certe volte sento il bisogno, oppure facendo zapping, eh, dico: Ma non riesco a vedere il presentatore e chi conduce. Perché certe volte c'è proprio bisogno: la voce eh, è importante, ma c'è un po' bisogno di, 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 di guardarci un po' in faccia. No? Quindi, grazie. Intanto chiedo proprio questa alla nostra regia, al nostro cameraman. Allora, no, veramente è una trasmissione molto attenta. Dicevo, le trasmissioni in Bolaffi hanno un inizio e una fine, certo come orario come giorno, sono rigorosamente in diretta, salvo rarissime eccezioni, e lo comunichiamo in quel caso. Eh, e eh, ci sono, però c'è il bello di dire ieri ho visto un pezzo, l'altro giorno ho visto quella moneta, eh, oppure mentre stiamo presentando monete arriva la chiamata sui francobolli. Questo è molto bello, è importante, dà un senso di continuità. Ci sono molte persone, diverse persone, un certo numero, che ci chiedono una certa quotidianità o degli orari più consoni per loro nel seguire le nostre dirette. La trasmissione di Filateria ha una richiesta, ad esempio, anche in altri giorni della settimana. Ci attiveremo di conseguenza, però c'è un fatto, signori. Cercando sempre una certa freschezza di presentazione degli inediti, serie mancanti, ad esempio, ci diventa veramente difficile in questo momento ci stiamo attivando, ma ci diventa difficile potervi presentare al di là delle sei ore. Anche degli inediti, non perché Bolaffi non sia appassionato di filatelia, ma perché le cose che vediamo poi vengono vendute. Eh, Bolaffi dal 1890 ha un numero di, di clienti elevato: i nostri consulenti, che poi speriamo siano anche i vostri, in alcuni casi voi stessi ci segnalate, ah, guardate consegna Alessandro, guardate consegna Andrea, guardate consegna Marco, e i nomi potrebbero essere diversi me lo porta Marco, sa già dove abito benissimo, no? Voi stessi ce li indicate sono persone di assoluta fiducia solamente dedicate al mondo Bolaffi, quindi assunta fiducia ma quello che appunto è importante ricordare è che poi, terminata la nostra presentazione, il giorno dopo, loro avranno il loro pubblico che il loro pubblico, hanno le persone che seguono che magari non vedono la televisione Magari non vedo la televisione perché il segnale non è buono in certi luoghi, noi cerchiamo di coprire tutto il territorio, non è facile, eh, non è facile attraverso le emittenze private o i satellite coprire tutto il territorio. È difficile. Sono luoghi cioè guarda, io sono in montagna, non vi vedo, io sono vicino al lago, là non vi vedo, quando vado al mare non vi vedo, nel mio quartiere vi vedevo dove abitavo prima non vi vedo adesso. Ci attiviamo. Quindi quelli, quello che. Reste, insomma, quello che è disponibile, poi trova la via assolutamente di conferma. Quindi arrivino per tempo. Quando vi diciamo il giorno dopo è tardi, è un dato di fatto. È cioè, un'azienda che dal 1890 esiste, signori, un po' di clienti di generazioni le ha fidelizzate. Quando noi eh, eravamo, eh, eravamo già, chiamiamola azienda, la conduzione familiare agli inizi. Beh, molti di questi francobolli dovevano ancora essere emessi, il D-Day ancora non c'era, non c'era ancora stato, eh, ovviamente. Quindi, attenzione perché anche a livello di monete è arrivata prima Bolaffi in queste cose. Allora, io adesso vorrei prendermi veramente, sì, grazie, sì, 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 sì certamente. No, no, ma eh, io vorrei ancora prendere Italia, periodo antico. E mostrarvi una serie è stata confermata. Guardate, vi prego, prendetemi veramente in parola come sempre, come spero prendiate in parola anche i miei colleghi e tutta la Bolaffi. Ho veramente solo due possibilità, eh, signori: ho solo due possibilità a questo prezzo. È stata, chiamiamola, una promozione, una, una promozione fatta eh, cioè, per l'occasione, ma eh, offrendovi la rilegatura oltretutto. E le pagine adesso non faccio i preamboli iniziali, se no eh, veramente torno a ripetere. Chi segue magari dagli inizi dice: Vabbè, ma l'hai già detto Alessandro. Penso al pubblico che si collega da poco, ma cerco di essere essenziale negli antichi stati e nel volume invece, questo Italia per il Antico, l'album. Vi, vi sto dando Napoli, provincia Napoletana e Sicilia. Già l'unità d'Italia si stava realizzando, già i mille erano sbarcati, il plebiscito già aveva già votato l'annessione, eh, ma queste pagine che vi offro insieme alla rilegatura, cioè il capitolo dedicato a, diciamo proprio a Sud Italia, Napoli, provincia napoletana e Sicilia, trova questa serie che andiamo a offrirvi. Questi sono i non emessi, trova esattamente questa serie delle province napoletane del febbraio 1861, che venne ancora espressa in una monetazione conosciuta. Perché se parlavamo di centesimi di lire ci sarebbe stato un forte imbarazzo e allora. Il mezzo tornese, il mezzo grano, un grana, eh, li vedete: eh, quel nero, il bruno, il verde, il due grana azzurro, il cinque grano, grana rosso vermiglio, ma anche il cinque lilla che noi presenteremo quando troveremo. Che è un francobollo certamente importante, ma che si può acquisire. Che viene proposto sempre da solo: c'è la serie da 8, il nono viene proposto da solo, quindi lo potremo trovare, lo presenteremo in futuro, ma intanto questa serie chiamiamo la base di otto valori che verrà poi formata col 5 grana lila nell'insieme, il 50 grana grigio, il 20 grana giallo, i valori più elevati, il 10 grana arancio, eccoli qua, sono veramente, veramente le possibilità di scelta odierne a 700 ripeto, 700, la proposta, scusami, è, del, è, la numero, è la numero 17, a 790 euro. I francobolli sono realmente presenti e sono collocati, li ho collocati io con le pinzette filateliche, prima della trasmissione, abbiamo il nostro consueto cartoncino, perché, perché vi regaliamo anche le pagine relative alle, eh, a Napoli, al Provincio Napoletano, a Sicilia e vi regaliamo offriamo, se dovessi quantificare, signori, bravissimo, seguimi sempre, ti prego, se dovessi quantificare, le, la rilegatura e le pagine che vi andiamo a regalare sono 80 euro, vero Cristina? Sono 80 euro. Il capitolo, esatto, il capitolo dedicato alla, alle province napoletane, alla Sicilia, cioè per i fogli legati a quel capitolo, e la rilegatura sono 80 euro. Dice: Le va bene, io lo voglio comprare. Sono 80 euro perché, cari, non cari, no, signori? Perché la rilegatura è qualcosa di incredibile, veramente notevole. Eh? Sapete quanto costa certi lavori legati proprio alla diciamo all'alta cartoleria, mi passate questo termine all alla cartotecnica, è bravissima Cristina che eh, ci corregge su settori che lei conosce fortemente, alla cartotecnica, eh, alta cartoleria è un po' eh, una Rende l'idea, ma un po' forse è eh, alti valori, alta numismatica, alta, al, alta filatelia, alta cartoleria, vabbè, passatemi in questo tema. La carta, la carta vergata, è eh, bellissima, costa, una, costa veramente uno sproposito eh, questa qualità di carta, ma proprio come cost, costo di materia. Eh. E poi le nostre pagine, guarda io adesso l'appoggio, stai pure ti prego Alberto, l'appoggio e andiamo a vedere, eh, guardate veramente il brevetto Bolaffi che potete quindi sfogliare le pagine quanto volete, potete estrarre le diverse schede. no eh, Quindi la proposta è, esatto, la numero 17 avevo tre chiamate anche qua. Se arrivano altre due chiamate tra adesso e mezzanotte, saremo insieme. Tranne la breve pausa tra le 20 e le 21, saremo nuovamente insieme. Ci sarà anche Massimiliano. Voglio vedere eh, eh, cosa resterà. E questa è una proposta da dimenticare. Non diteci poi, a meno che si voglia avere dei francobolli che sono inguardabili, allora dico: Guarda, ho trovato una serie. Andando su internet ho trovato, offrivano benissimo. Ma attenzione, attenzione signori: non confondiamo, C'è un aspetto fondamentale nella filatelia. L'aspetto fondamentale è la qualità, che non è solo la qualità, Bolaffi, noi la esprimiamo con delle. L'aspetto fondamentale, signori, è la qualità, la bellezza, lo stato di conservazione. Quindi mi potete anche dire, ma io sai, eh, me l'hanno offerta a 200 euro, a 100 euro. Così sì, senza album ci mancherebbe. Signori, sì. potete anche trovare le 50 euro. Ma qui parliamo di collezionismo, qui parliamo di valori nel tempo, qui parliamo di occhi. Da parte di un esperto o di più esperti che dicono va bene, no? Se no, non andiamo a presentarli, non fa parte come non presentiamo le monete ricognate, come non presentiamo le medaglie, come non presentiamo, non so, le lire d'Italia che sono state rifatte per celebrare, no. Un conto è la moneta commemorativa fatta per commemorare un periodo storico, ma moneta. Un conto è francobollo commemorativo che commemora, oppure le, le, le commemorative lunghe o corte che dir si voglia, no? Quelle sì. Eh? Però attenzione, stiamo veramente nei termini di quanto cioè di, del fatto che scegliete il vostro denaro e lo mettete su qualcosa che ha senso e non è che un semplice. Eh, eh, guarda che belle, sembrano dovere. Mi raccomando, eh. mi raccomando. Sempre va bene, 65. Cristina, ti prego, di soltanto che stai veramente facendo un'eccezione. Perché diamo quello che noi abbiamo. Eh. Ne abbiamo una. Eh, parlo di che ne avevamo una noi, no, va benissimo, è un regalo che fa la Cristina, eh, va benissimo, è un presente che fa la Cristina perché veramente abbiamo eh, quella disponibilità, quella serie, quella presenza, ad esempio, anche di questi, noi ne abbiamo uno in più rispetto a quanto vi ho detto, anche al, all'Unità d'Italia ne abbiamo uno in più, ma è quello che è nel nostro archivio e nella nostra biblioteca, quindi quello non lo conteggiamo proprio, eh? non lo conteggiamo proprio eh, e le disponibilità sono quattro e sono disponibili. Scusami, non lo vieni pure, eh? io va bene, va bene mi, mi adeguo assolutamente, no, va benissimo. Quindi ecco, questi sono il mondo della nostra presentazione di ieri Io auspico veramente sappiano scegliere questa proposta, dove messo, eccola qui, poi andiamo ancora a vedere... Facciamo una, eh, un piccolo riepilogo, anzi. Perché la prossima settimana. Sì, facciamo un piccolo riepilogo. Allora, posso utilizzare le immagini di Enrico? Vogliamo vederle. Guarda, passiamo qua. Da. Allora, fate voi come volete, mi, mi adatto assolutamente. Mi obbedisco, come disse Garibaldi, al nostro regista. Allora, vediamoli. Allora, eh, dopo la presentazione delle province napoletane abbiamo in presentazione gli stati parmensi. Se le province napoletane facevano capo, perché già l'anno e il plebiscito era avvenuto e l'Italia si stava unendo, eh, unendo abbiamo invece gli, gli antichi stati italiani con gli stati parmensi, perché siamo nel 1852. 1.852 e vediamo Parma Giglio Borbonico 5 centesimo giallo 80% di qualità tracce di linguella a 205 euro la proposta numero 3 proposta numero 3 tanti complimenti dal signor Aristide bella trasmissione Aristide ecco grazie allora sì Grazie. Ad Aristide io lo voglio salutare perché voi pensate che noi siamo degli automi, freddi, no. Da questa parte del vetro c'è un cuore, c'è una mente, per tutti i miei colleghi. Eh? Allora, cosa ha detto Aristide? Aristide ci ha fatto i complimenti. Allora, i complimenti, eh, attenzione, poi c'è chi criticherà, c'è chi, è giusto, eh? cioè, da, da, aiutateci. Ma quando spontaneamente si dice bella trasmissione, ecco ci fate felici. Perché guardate, ci sta veramente a cuore, perché noi a nostra volta siamo pubblico anche noi, eh, siamo magari dei nostri colleghi e, e quello che cerchiamo di fare è rendervi piacevole. Poi chiaro si vive di conferme, grazie anche per la conferma, però è importante che per voi sia gradevole, che magari un'informazione vi rimanga in più. Eh, non pretendiamo di fare maestrini. Guardate che per i francobolli, io quando parlo di Massimiliano dico il nostro Beauty of Mind, perché Massimiliano può citarvi il catalogo a memoria dal primo all'ultimo, no? Poi abbiamo i nostri esperti che, hanno, che sono esperti più di me e più di noi. Noi poi siamo conoscitori e divulgatori, ognuno ha la sua funzione. Probabilmente se mettessi un nostro esperto in televisione dopo un quarto d'ora. Dieci fanno mille complimenti e rimangono dicendo sono estasiato. 90 persone cambiano canale. Perché? Perché l'esperto non è per forza un comunicatore, ma deve conoscere perfettamente l'autenticità delle cose. Quindi attenzione: c'è un detto che noi, Bolaffi TV, abbiamo sposato: da soli si, arriva, si va veloci, eh? da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. E questo vale eh, per la nostra squadra e per voi, insieme a voi. Adesso basta perché l'angolo del buonismo è finito. No, veramente, grazie ad Aristide, perché veramente ci dà impegno ed energia, quindi ogni tanto poi la critica fa anche piacere quando il momento ce le prendiamo ed è giusto sia sì, anche così. Andiamo avanti carrellata per chi non è rimasto finora con noi o si è collegato da poco, abbiamo visto il 5 centesimi, lo confrontiamo benissimo col 10 centesimi stati eh, parmensi e la prima emissione di stati parmensi quella chiamata giglio borbonico. I borboni sono tornati eh, sul eh, a comandare ehm, la piccola eh, Parma, ma non solo la città, ovviamente il piccolo territorio eh, parmense, 10 centesimi bianco, tracce d'inguella, il francobollo che state vedendo adesso, non dentellato ovviamente, 70% di qualità, 180 euro è la proposta numero 4. E mi fa immenso piacere che giungano anche chiamate che riguardano monete. Francobollo con fermi inerenti che avete visto nei giorni scorsi o la settimana scorsa. Anzi, vi ringrazio perché vuol dire che ci seguite e questo ci fa piacere. Eh? Poi abbiamo: sì, benissimo, importante, lo vedo, e si tratta di, di un importante francobollo dello Stato Pontificio, eccolo qua. Franco Bollo Postale non è espresso in bagliocchi come le due buste che ha scelto il gentile Riccardo, perché? Perché in questo momento il, lo Stato Pontificio è ancora tale ma deve già lasciare sul campo la sua indipendenza, o perlomeno una certa indipendenza a livello, eh, di monetà, a livello monetario. Vedete, non baiocchi, bai, ma centesimi o lire, tre centesimi in questo caso, lire per quanto vi ho fatto riferimento alle 20 lire del Marengo. 3 no? centesimi, francobollo postale, eh, per lo Stato Pontificio, importante è eh, la seconda emissione. 1867 l'anno, non linguellato, un bel 40%, quindi doppia, doppio significato, doppio due medaglie in più, eh, possiamo dare a questo, a questo francobollo. Proposta numero 20, 40% alta qualità, 1460 euro. Grazie, ecco compare il 20, numero 20 compare eh, giustamente i 1460 di richiesta. Vorrei poi avvicinare ancora la scelta, attenzione, attenzione, attenzione a Senti, facciamo una cosa se sei d'accordo. Io vorrei aggiungere un Francobollo perché così premiamo anche chi ci segue fino alla, alla fine della nostra prima trasmissione, la seconda inizia poi oggi, sempre dalle 21 alle 24. Vorrei premiarvi con una, un singolo francobollo molto importante, che quindi proponiamo, vedete da solo, non c'è l'intera serie, è un'emissione legata al floreale, ma alla sua importanza questa serie, i 40 centesimi. E quindi lo andiamo a vedere protagonista proprio di questa emissione, lo presentiamo da solo, lo vediamo sul nostro cartoncino, benissimo, potrà trovare spazio ovviamente nella collezione del Regno, 40 centesimi per quanto concerne il 1901, proprio l'origine del regno di Vittorio Emanuele III, nel 1900 viene ucciso Umberto, subentra Vittorio Emanuele III, porta tracce di linguella e un 40% di qualità. Cosa vuol dire? Le dentelli, beh intanto i dentelli presenti perché se anche le mancassero uno solo altro che qualità, no? non, non sarebbe certamente Franco valore. ma... Tra, ma anche la, bella, eh, la, la qualità di insieme, la centratura che esiste anche qua con la presenza della dentellatura. 40 centesimi, come si è anche conservato, parliamo eh, di colori, un francobollo che rimane a lungo esposto ad esempio anche al calore o al sole. Eh, dice, beh, è capitato, ho lasciato il mio album aperto e eh, potrebbe portare delle tracce nuove non ci sono restauri, non ci sono ricostruzioni, 965 euro la proposta numero 23, siamo nel 1901, una chiamata soltanto, è eh, una chiamata soltanto per la proposta numero 23. Quindi la teniamo ancora, teniamoci qualche istante. Eh, sto anche chiedendo le richieste. Allora, signori, gli ultimi dieci minuti li dividerò: l'ultimo quarto d'ora, dai, se no veramente non riesco a mostrare tutto. Li dividerò ancora una volta per le ultime disponibilità dell'offerta odierna, che è legata alla storia, accadde all'almanacco del giorno accade il 6 giugno lo sbarco in Normandia accade il 6 giugno la morte di Camillo Benso Conte di Cavour a soli 50 anni quindi in, esattamente nel 1944 il 6 giugno il D-Day e nel 1861 il 6 giugno Camillo Benso Conte di Cavour eh, muore quindi vedremo però diamoci ancora qualche minuto di lettura e voglio ancora dai, aggiungere un'anteprima poi attenzione anteprima chi ha come mancolista un certo tipo di francobollo, sai cosa voglio regalare, dai? A chi ci segue adesso, teniamo sempre un attimo l'immagine, ti prego, perché i telefoni sono alzati. Voglio darvi, voglio darvi la possibilità. Attenzione signori, perché questa.

Vediamola. Se, se vuole eh, a 10, gli diamo la lente. Metta 10. Se vuole diamo. Grazie a lei, Aristide, di nuovo, Ah, perfetto. Allora, signori, andiamo a vedere la proposta 15 centesimi 1863. Eccolo, 70% è la qualità, 70% la qualità, stiamo parlando stiamo parlando di una proposta, attenzione. Ah, grazie, non trovavo. Non so se lei è Sì, 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 sì. Numero 18, 1863. Non linguellato 15 centesimi, 225 euro, ripeto, proposta numero 18. Questo fa veramente capo a quel Victor Victoria, così chiamato, che ha voluto analizzare la tipologia di Vittorio Emanuele II, confrontato con la Regina Vittoria. Non sto dicendo ah, è un'eresia, mamma mia cosa. No, no, pensate che ci fu eh, eh, è cioè una proposta un libro, uno studio approfondito della Bolaffi dedicato proprio a questo. Allora facciamo una cosa, su questa scelta vado, guarda che è un regalone eh? è un regalone, mamma mia, non so, ho detto troppo, forse, non devo dirlo. Dai, lo facciamo, via. Voglio, vi, vi regalo questo libro che ormai è un libro non recentissimo, ma uno studio attentissimo. Ho una sola chiamata eh, su, quella, su quel francobollo. Quindi, guardate, è un libro che ha studiato e approfondito il tema della Regina Vittoria, cioè dei francobolli, degli bozzetti, di tutto quello. Il libro non è in vendita. E eh, archivio Bolaffi, ma oggi veramente ci metterò io. Dalle origini, uno studio approfonditissimo. E arriva. Io credo che questo Francobollo sceglierà magari già chi eh, è un pochino forse anche un primo acquisto sarebbe bellissimo. Sto pensando a tanti appassionati, mi, mi permettano, eh, da Palermo, eh, dalla provincia di Belluno. Che eh, magari questo ce l'ha già, eh, non lo so. Ma eh, che hanno veramente eh, il piacere e la passione, quei collezionisti onnivori che dicono: Guarda, io non è che mi farò magari tutti i francobolli, però voglio conoscere certe specifiche realtà. Quindi si va ad analizzare, vedi, perché tipo Sardegna? Perché il francobolli di Sardegna ebbe poi ancora una certa continuità, abbiamo visto anche l'anno e dopo l'unità d'Italia, e quindi come tale. Caratteristiche perfetto verrà, avrà ancora una sua emissione e verrà poi analizzato e studiato anche su busta. Quindi mi piacerebbe, non so, il signor Edmondo, poi. No, mi vengono in mente: abbiamo veramente Leone, eh? cioè sì, abbiamo. Insomma, non è, ho fatto ogni tanto queste, queste follie, quindi magari una volta mi è capitato già di offrirlo. Ne ho pochissimi, eh? ne ho uno, due, uno ce l'ho io, uno, eh, però veramente, eh, questo va al seguito della proposta a 200, proposta numero 18 a 225 euro così potete studiare approfonditamente eh, il piacere di avere quel 15 centesimi che in realtà ha una bellissima qualità espressa, abbiamo detto a un 70% certo Ecco, chi ha il penny black potrebbe anche aggiungere questo e fare un confronto che è un confronto storico. Poi va in copertina abbiamo usato i due neri per eccellenza. Eh, I due neri per eccellenza, poi avorio, ma il due, il due, eh, i primi della classe, diciamo così. Ma anche in emissioni successive tutte autentiche originali, bellissima la centratura, ad esempio, proprio della proposta numero 18 che stiamo vedendo. Di questa proposta numero 18, anche il tipo di calcografia che lasciò un'impronta. Sembra un forte, eh, tanto per usare un termine artistico eh, nel, nell'emissione di questo francobol. Bene, io spero veramente ci sia questa possibilità di, di appassionarsi a questo. Allora, come detto, guarda, facciamo in tempo a dedicare 5 minuti uno e 5 minuti all'altro. Allora, Cristina, mi dai però per favore le quantità disponibili. Due so per certo sono però due appartengono alla quota dedicata fino alle 20 del ehm, D-Day, mentre sono quattro, vero? Mi dici se sono quattro? Sono quattro le disponibilità ecco. Unità d'Italia. Ecco, quattro le disponibilità Unità d'Italia, parto eh, beh, partiamo dal da questo, grazie Enrico, sì. gentilissimo Enrico. Eh, ecco qua. Eh, non voglio più farlo arrabbiare per oggi perché mi dispiace, l'ho fatto arrabbiare tanto. Eh? Oggi Enrico, anche Alberto mi dispiace, chiedo scusa. Eh, allora, eh, questo è questo. Ecco, ne abbiamo quattro veramente in totale. Quindi eh, può darsi che se arrivate a quattro confermo adesso, gli amici telespettatori delle ore 20 non l'avranno più eh. perché dico questo, ma si può rimanere anche senza. Si può rimanere senza quadri, Senza tappeti, senza francobolli, senza monete, senza mobili d'epoca, senza libri d'autore, senza eh, migliaia di cose. Senza libri si può rimanere, grazie. Allora, la proposta 175 euro che abbiamo voluto commemorare con, per la, la data che corrisponde appunto alla scomparsa di Cavour nel 1861 attraverso i 150 anni dell'Unità d'Italia con francobolli autentici. Con la storia delle guerre di indipendenza, con emissioni particolari dove ci sono eh, gli fatti e i protagonisti. I, fratti, i fatti e i protagonisti. E con attenzione 51 francobolli, 51 francobolli, un foglietto, quattro monete e con, vado un po' più veloce, un protagonista, lo ritroviamo, abbiamo visto prima, anche qui troviamo il profilo, la quarta emissione di Sardegna, anche qui troviamo il profilo di Vittorio Emanuele II, 5 centesimi verde, un gioiello che da solo i 175 euro li può conteggiare, ma anche le quattro monete, eccole qui, tra cui ad esempio la prima, e vediamo la sì del 1861, il 5 centesimi. Guarda un po' che similitudine monete francobollo del 61, il 10 centesimi. Il 500 lire, il 500 lire qua in alto in argento che celebra i 100 anni dell'unità d'Italia. Quindi moneta della Repubblica il 500 lire i cavalli, moneta del centenario, che i 175 li può chiedere. Che ricordo un po' le quadrighe di Manetti, eh. Certo, il riferimento qual era? Era legata alle quadrighe, questa è una quadriga velocissima, cioè, la quadriga lenta, la, la lenta. quadriga briosa, questa fa i 100 metri, 100 eh. anni, 100 cento... metri, guardate che, 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 che... falcata. Che falcata! La si, si tiene quasi al, al, alle, alle, briglie, per non, eh, alle redini, briglie, alle redini, anzi, E poi abbiamo dedicato a Cavour due, i due euro, che questi saranno pochissimi, perché viene commemorata per rappresentare i 200 anni dell'anniversario della nascita di Cavour e poi ancora eh, altri francobolli dedicati ai diversi protagonisti. Infatti vedete proprio Vittorio Mane II, le l'emissione a lui dedicate, 175 euro. Quattro chiamate soltanto, venne realizzato apposta per i 150 anni dell'Unità d'Italia dalla Bolaffi, esclusiva Bolaffi, e abbiamo preso, guardate anche i numeri, scusate era numerato, alcuni esemplari vennero conservati, abbiamo avuto l'approvazione dalla nostra direzione per presentarli durante l'Unità d'Italia di quest'anno, abbiamo avuto televisivamente celebrarli, guardate un po', ecco 971, questo è l'esemplare 971, ma non ho gli altri 30. Ne ho solo più 4, eh, non so che numeri avranno, potranno avere l'827 su 999, ma quindi numerata era la serie, va bene? Quindi 4 a voi, signori, fate Bobis, regalo bellissimo, un appassionato di libri e di storia, gli fate il regalo della vita, il compleanno di, di voi, fatevi il regalo del compleanno, eh, o di un vostro padre o di vostro figlio, fatevi il regalo veramente. Noi ce la mettiamo tutta, i valori sono qua contenuti, sono tutte monete, francobolli autentici, originali, commemorativi magari, ma commemorati proprio per i 50 anni, 100 anni e eh, questo è veramente lì Andiamo a vedere l'altro, nulla vieterebbe, vediamolo in tre minuti, nulla vieterebbe di mettere uno e l'altro oggi. Il, il, vi offriamo infatti... Ecco qua, vi offriamo infatti 100, ecco grazie, vi offriamo il D-Day, sono, attenzione, riepilogo, vedete la seconda guerra. Ti prego Enrico, puoi darmi solo un attimo l'insieme, solo l'insieme un attimo, perché così vi do i due valori insieme. Teniamolo proprio un attimo se vuoi così, ti prego. Allora signori certo hai già scontato l'impossibile eh, quindi lo sconto eh, qualsiasi sconto utilizzatele per altre cose se appartenete al Collector eccetera ma sono già scontati all'osso quindi non abbiamo nemmeno prendeteli mi dai solo un attimo ecco allora ci sono ogni tanto delle, dei buoni che maturati col Collector con... ecco questa è un'esclusiva tv lo trovate solo in tv gli sconti utilizzateli pure in bolafi nelle diverse realtà che vi permettono, adesso qui il prezzo è all'osso, cioè veramente solo il francobollo e la moneta d'argento dovrebbe chiedere di più, quindi ne approfittino perché veramente abbiamo tagliato tutte le possibilità, siamo all'osso. Qui veramente investiamo sul nostro pubblico, lo facciamo per prenderci un po' di complimenti. E potrei dire veramente no profit, eh? potrei dire veramente no profit. Guardate il foglietto che commemora i mille, le belle pagine, la numerazione, i francobolli di riferimento, tutti autentici, originali, posti all'interno delle diverse taschine. Sarà per voi un piacere poterli collocare e ricevete tutto questo, le quattro monete, eh? e voi. Avrete la traccia al di sotto, arriveranno eh, la, la, questo album, libro, arrivano e li collocate all'interno, c'è la traccia. Quindi vi dedicate anche un po' a formare questa collezione. Tutto ovviamente in una sola volta, eh? non è che vi arrivano in momenti diversi. Eh? In momenti diversi. Quindi grazie ancora. Andiamo a vedere a questo punto nell'immagine, riferimento, perché avrò un minuto, ve lo dico brevemente. Ecco come la puoi tenere a schermo intero, ti ringrazio Enrico. I quattro volumi della seconda guerra mondiale, l'evento chiave della seconda guerra mondiale, eh, l'importantissima proposta che è formata, attenzione, da 78 francobolli autentici. 20 cartoline che riproducono i manifesti d'epoca i 4 album tutti insieme con 70, 78 francobolli all'interno e le 6 monete autentiche delle 6 nazioni che hanno partecipato al D-Day Coeve all'epoca con certificato internazionale di autenticità e il cofanetto è compreso anziché 230 euro la proposta numero 37 va a 185, oggi già i 2.30 è un prezzo già di proposta iniziale, 185 è tutto ciò che vedete signori. Grazie, allora siamo a tre per l'Unità d'Italia, eh, siamo a tre disponibilità totali, poi non la vedrete mai più con queste caratteristiche. Mentre 185 abbiamo due disponibilità, questo però attenzione nella quota riservata fino alle ore 20. Parliamo del D-Day, poi devo informarmi se mi daranno qualche disponibilità ancora dalle 21 alle 24. Mentre per l'Unità d'Italia, quell'album verde che avete visto, ne ho tre in totale. Non ne ho di più legate proprio esatto a ciò che stiamo effettivamente vedendo e presentandovi. Quindi, benissimo, certo. Allora, signori, prendiamo un attimo, prendo un attimo fiato, sarò con voi ancora dalle 21 alle 24. Intanto, veramente un grazie, anche per. Le telefonate, la richiesta di informazioni, chiedete, eh, ma sai, ho degli sconti. Posso spendere? Magari potete spendere sul collector, sui cataloghi collector eh, quando in tv, nella diretta. Vi diciamo sempre la possibilità totale eh, e finale di tutto. Ad esempio, il catalogo 10 euro senza spese di spedizione e potete sceglierlo in diretta. Esclusiva tv è molto importante. Grazie, Alberto, grazie, Enrico, grazie, Cristina, del Centralino. Eh, vi aspetto con Massimiliano, anche con tanti altri inediti, grande serata dalle 21 sui nostri canali, anche sul canale che ci state vedendo adesso. A tra poco, buona cena signori, vi aspetto alle 21.